Dino Boffo non è presente, ha avuto un contrattempo improvviso, ci ha telefonato prima, è dispiaciuto, però è con noi del pensiero, magari gli facciamo un applauso e lo... perché ha avuto un contrattempo che gli ha proprio impedito di essere tra noi. Bene, benvenuti per questo pomeriggio che al taglio della tavola rotonda abbiamo i nostri relatori assolutamente qualificati, li presentiamo. Abbiamo alla mia destra il professor Andrea Canevaro. Chiunque abbia avvicinato materie come la pedagogia sicuramente ha studiato o letto i libri di Canevaro. Poi abbiamo il presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, Monsignor Paglia, che salutiamo. Sono con noi due parlamentari, ci fa molto piacere. Uno è Mino Taricco per il Partito Democratico e Fabiana Dadone per il Movimento 5 Stelle. Sono tutti e due piemontesi in onore al Presidente. E poi abbiamo Mara Rossi, missionaria della Comunità Papa Giovanni, ora in servizio permanente all'ONU, che ringraziamo. E abbiamo ancora la dottoressa Serenella Pesarin, che è direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari per i minori, che ci raggiunge adesso anche in sala, sta arrivando il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri. Detto questo, il pomeriggio abbiamo due orette da trascorrere insieme, verso le 5:30 Paolo farà un po' le conclusioni per poi preparare per le 18 per la celebrazione eucaristica. Abbiamo pensato, per favorire l'attenzione, faremo due giri di tavolo e ci ispireremo a una frase di Don Oreste che poi leggeremo, e i nostri amici così commenteranno e leggeranno alla luce della loro esperienza una frase di Don Oreste, che è una delle sue frasi storiche. Detto questo, però, per iniziare abbiamo un contributo video sempre sulla casa famiglia, che ci fa un po' da aperitivo iniziale. Ciao, io sono Monica, sono mamma di questa casa famiglia. Sto preparando da pranzo. La nostra casa famiglia è composta da 5 bambini, 3 ragazzi adolescenti e 3 adulti. E l'età siamo tra i 6, 2, 3, 6, 5, 10, 12 e più grandi, insomma, 15, 16. I rapporti sono nella difficoltà sereni, belli. Perché proprio nella diversità uno scopre l'altro per quello che è e fa ricchezza dell'altro. C'è molto affiatamento tra le persone che stanno in casa, perché chi sta in questa casa l'ha scelto di vivere la famiglia. Il momento del pranzo è il momento più confusionario, perché quando arrivano a casa i figli vogliono raccontare le proprie storie, quello che hanno vissuto, le proprie esperienze, e quindi c'è sempre bisogno dei genitori che rimettono un po' l'equilibrio. Perché è una confusione, con 14 persone c'è tanta confusione, e quindi cerchiamo di trovare un equilibrio anche nello scherzo, nel momento di spontaneità. Io penso che nessuno mai potrebbe imporci di amare secondo tempi definiti. È impossibile questo farlo. La casa famiglia ama nella piena gratuità, ma anche all'infinito. Chi è stato un mese, chi è stato un anno, ma li abbiamo amati fino in fondo, fino a proprio ad prenderli per mano e consegnarli nelle mani dei genitori che affidatari o dei genitori che erano scelti per l'adozione. Abbiamo iniziato ad essere genitori prima con dei figli affidatari, poi sono venuti quelli naturali,
E una mattina Luca accompagnava la più grande di queste figlie agli scout e io ero incinta. Allora questa ragazzina, questa bambina, disse a Luca, adesso arriverà il vostro primogenito e sarà lui il più importante, d'altronde io sono soltanto in affidamento. Siamo riusciti a dare un nome a quello che volevamo essere, sia come genitori che come casa, cioè superare l'avverbio soltanto. Perché ecco, questi figli, il nostro genitori, non doveva essere solo l'essere genitori e l'essere una famiglia soltanto, ma essere famiglia, una vera famiglia. Dobbiamo vivere questa relazione di reciprocità, non ci si salva da soli, ci salviamo insieme. Ecco che allora questa multiutenza complementare, questa parola così difficile, quasi un po' antipatica, troppo tecnica, però dentro ha un cuore, che il cuore è davvero di riconoscere ognuno di noi come una risorsa irripetibile. E questo è quello che noi veniamo a scoprire nella relazione quotidiana delle nostre famiglie, nella vita della casa famiglia. E ci siamo resi conto che prima di tutto questo bimbo aveva bisogno davvero di un papà e di una mamma, aveva bisogno di coccole, di qualcuno che lo tenesse in braccio, che anche si affiancasse alla famiglia sua naturale, che non riusciva, non aveva proprio la possibilità di seguirlo. E noi abbiamo detto il nostro sì e così è stato. E nella nostra casa famiglia ci sono diversità di soggetti, quindi non ci sono divisioni per categorie o per problematiche, ma ci possono essere, ma ci sono bambini piccoli, ci sono adulti, ci sono persone che vengono dal carcere, ci sono bambini disabili. Noi oggi viviamo nella società della perfezione, una società dove le persone veramente importanti sono quelle perfette, belle, ricche e potenti. Noi invece abbiamo capito che la bellezza dell'imperfezione, la bellezza di chi non riesce a dare quello che comunemente si pensa è ricchezza. Nella nostra casa famiglia c'è posto per tutti, non si lascia nessuno fuori. You give these gifts to me on one knee, opening this world I've never known. C'è mamma, papà, ci sono Giovanni e Paolo che vengono dall'Africa, Desiree e Francesca che vengono da Terni, Azelio, Federico e altre due persone che sono arrivate dal carcere. Il bello di abitare in una famiglia così è che siamo in tanti e anche se a volte si crea un po' di confusione, comunque ci aiutiamo a vicenda e si riesce a collaborare insieme bene. Sono arrivato qui in casa famiglia per un'altra vicenda giuridica e qui ho trovato Azelio, che per me prima era solo una carrozzina da spingere, perché uscendo dalla detenzione avevo ancora i miei interessi, le mie cose. Poi a un certo punto Azelio non è diventata più una carrozzina da spingere, ma Azelio. Ed ecco, lui adesso è un po' come mio fratellino e spesso ridiamo, scherziamo, quando c'è possibilità usciamo insieme e da lui in poi ho deciso di rimanere qui nelle strutture della Papa Giovanni e approfondire più questo mio interesse verso i disabili. Vieni qua la prima volta per un permesso che mi diedero al carcere perché ero detenuto. Il primo impatto fu sicuramente positivo perché a me piacque molto l'ambiente, i bambini, e adesso è un anno e mezzo che ho finito la pena e sono rimasto qua, d'accordo con Luca e Laura,
in queste stanze c'è chi ha insegnato a qualcun altro a lavarsi i denti, c'è un ragazzo cieco che ha fatto la barba a un ragazzo disabile. Usare le braccia per chi non ha le braccia, usare gli occhi per chi non ha gli occhi e per poter mettere a disposizione le proprie risorse di chi ovviamente quelle risorse non ce le ha. Questa è la risorsa dell'essere casa famiglia. Dove c'è il limite di qualcun altro, allora inizia la responsabilità nostra. Tra le tante intuizioni che Don Resta ha avuto, che lo Spirito Santo ha suscitato in lui, è quella della cappellina nelle case famiglia, fulcro fondamentale per sostenere la nostra vita di vocazione. Noi in questa cappellina viviamo quotidianamente la preghiera come famiglia, come coppia e anche come singoli. Dio ci ama come siamo. Non abbiamo bisogno di mostrare con Lui solo i nostri lati positivi, solo quello in cui siamo bravi, ma ci accoglie così come siamo. E sulla scia di questa scoperta che ci ha cambiato la vita, abbiamo visto la bellezza di avere il Signore sempre con noi. E abbiamo chiesto al nostro Vescovo di poter avere il Santissimo in cappellina con noi. E la sua presenza è una presenza viva, vera. Doloreste diceva spesso: non si può stare in piedi se non si sta in ginocchio. Questo perché la forza di stare in piedi e di camminare a fianco ai piccoli te la dà solo il Signore. Questa forza noi non ce l'abbiamo, io e Guido ci siamo resi conto spesso che non ce l'abbiamo. La nostra casa famiglia si chiama Nulla è impossibile a Dio, perché la nostra famiglia la porta avanti Dio, non la portiamo avanti io e Lui. Altrimenti non saremmo andati da nessuna parte, ci saremmo fermati molto tempo fa. La cappellina per noi è un luogo dove vivere il nostro rapporto, la nostra relazione con Dio, relazione onesta, una relazione della verità, un rapporto d'amore. E questa dimensione è una dimensione privata, la dimensione di chi sta in ginocchio davanti al Santissimo, a volte da soli, quando porti i figli, quando torni, infatti avvicino all'entrata di casa per questo, no? Perché uno si ferma a salutare prima di andare e ci fermiamo a salutare il Signore quando torniamo. Da quando con Francesca abbiamo iniziato a vivere l'esperienza della condivisione diretta in casa nostra, ci sono circa 30-35 persone che sono passate nella nostra famiglia. Alcune sono ancora con noi e lo saranno forse per sempre, come Pio. Alcuni sono diventati figli a tutti gli effetti. Alcuni sono passati solo per una notte. E quando vivi insieme con le persone, ne condividi le mattine, i pomeriggi, le notti, i pranzi, le cene, e vedi le sofferenze che hanno subito, le ingiustizie di cui sono vittime, o le fatiche semplicemente, diventano le tue, perché ti entrano nel cuore, ti entrano dentro. Non perché sei bravo o chissà che cosa, ma semplicemente perché gli vuoi bene, allora inizi a lottare con loro. Condividi con loro le loro battaglie. Pio ha una disabilità grave e quando è dovuto passare dalla materna alle elementari si è continuato a collaborare, scuola elementare e scuola materna, garantendo un po' di ore nella scuola elementare per non perdere il contatto con i suoi coetanei, però continuando anche le attività della materna che erano quelle più adatte alle esigenze di Pio. Quando siamo venuti qua, il parroco davanti al vescovo ci ha detto: vi chiedo una sola cosa, che questa casa sia aperta ai giovani del territorio, che i giovani possano venire ad incontrare i piccoli. E così è stato. La nostra famiglia è aperta a loro e loro si sono aperti, ci raccontano le loro storie, ci mandano i messaggini, ci raccontano i loro problemi, utilizzano i loro strumenti per comunicare con noi. E per noi è una risorsa enorme. Perché non ho operatori, non ho nessuno
che mi aspetta qui o mi aiuta con due o con tre bambini disabili mentre vado a scuola. E allora il territorio si è fatto rete intorno a noi. Feste, compleanni, e a scuola ci aspettavano le mamme fuori per parlare. Fino a quando ci hanno chiesto un giorno proprio i genitori una testimonianza. Cioè, ma voi perché fate questo? Perché vivete questo? Abbiamo fatto una testimonianza tutti insieme. Da lì sono nate tantissime cose. Abbiamo tanti agganci con le famiglie, accompagno i nostri figli, con il catechismo, con le parrocchie e qui anche a volte punto di ritrovo appunto per catechismo, per fare momenti di comunione, di cena, per stare insieme e questa è una ricchezza. Ogni casa interagisce con delle istituzioni, servizi sociali, tribunali, e abbiamo a che fare con i carceri, con le Caritas. Abbiamo a che fare con degli ambiti dove di estrema povertà, come la strada per le ragazze. Quando accogliamo bambini e far capire alle istituzioni che la risposta viene dall'amore, non viene da una competenza. Ricordo un bambino appena entrato a casa nostra che la prima domanda che fece sulla soglia della porta è fino a che ora noi eravamo mamma e papà. Questo fa capire tanto, no? I figli, i piccoli, hanno bisogno di sentirsi scelti, amati, a tempo indeterminato. Bellissima carrellata di splendidi incontri. Ecco, Don Oreste diceva sempre che noi siamo quello che incontriamo, siamo quello che abbiamo incontrato. Non mi sono presentato prima, sono Maurizio, sono papà di casa famiglia da 21 anni, sono assessore alle politiche sociali di un comune di 25.000 abitanti e quindi nella giornata, a seconda delle ore, mi trovo da una parte o dall'altra della barricata, se possiamo dire. Il primo giro che facciamo oggi con gli amici che sono qui nasce proprio da questo, dagli incontri. Gli incontri sono quello che decidono la nostra vita. Perché una persona dovrebbe dedicare tutta la vita allo studio della pedagogia? Perché dedicare la sua vita al recupero di ragazzi che hanno commesso dei reati? Perché dedicare la vita a scommettere su promuovere i diritti della famiglia o buttarsi in un impegno politico in quel caos che può essere il Parlamento? Perché un medico finisce all'ONU? Ecco, forse la risposta ce l'abbiamo a partire dagli incontri che abbiamo fatto. Don Oreste, che era uno che di incontri ne ha fatti tanti, la cosa bella di Don Oreste è che anche se lo tiravamo via quando c'erano gli incontri, doveva cominciare un convegno, lui doveva dire salutare e dire una parola a tutti. E la frase che ci guida oggi è questa frase di Don Oreste: dobbiamo dare ai poveri le risposte di cui hanno bisogno, non quelle che fanno comodo a noi. Credo che Don Oreste dicesse questa frase perché l'altro in lui entrava profondamente e entrava talmente tanto che lui si sentiva in dovere di dover dare la risposta profonda che quella persona gli chiedeva, non quello che lui poteva dare in quel momento, anche se magari le risorse non le aveva, anche se non sapeva ancora cosa bisognava fare. Ma Don Oreste si lasciava radiografare completamente dal bisogno di chi aveva davanti. Allora chiediamo agli amici che condividono con noi il pomeriggio, alla luce della vostra esperienza, dei vostri incontri, quali sono i bisogni dei poveri che incontrate e cosa sentiamo di dover fare per dare la risposta che quei poveri ci chiedono, non quella che stiamo magari dando adesso che non è la più adeguata. Vi darei così 7-8 minuti a testa, solo perché così poi riusciamo invece, il secondo giro dovrebbe essere un po' invece il taccuino delle buone notizie, cioè far sentire, come si diceva prima a tavola, il rumore della foresta che cresce, non solo quello dell'albero che cade, che tante volte fa più comodo. Quindi partendo da questa frase di Don Oreste, alla luce di quello che state facendo nella vostra vita, quali sono i bisogni dei poveri che incontrate? Diamo la parola a Serenella Pesarin, Ministero della Giustizia, Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, ma soprattutto, credo, veramente appassionata. Mi ha colpito prima quando quel signore che si definiva fratello di Azeglio
diceva che con Azeglio aveva riscoperto un senso alla vita, ho colto un sorriso che mi faceva capire che il recupero forse per te vuol dire veramente tanto. Quindi parti da questa frase d'onore, Este, e ci racconti quello che ha voluto dire per te. Grazie. Non è semplice comunicare, perché abbiamo visto dei filmati che da soli hanno comunicato. Spesso sono solita dire, avendo la responsabilità del penale minorile in Italia, perché quella frase è burocratica, è burocratese, attuazione provvedimenti giudiziari, che significa? Significa avere la responsabilità di tutti i ragazzi che commettono reato, da noi la punibilità è fissata al 14° anno di età, e stando da noi fino al 21° anno di età, si hanno commessi il reato tra il 14° e il 18° anno. Bene, io sono solita dire, guardate i video, vi rispondono loro. Esempio, c'era un video che si chiedeva ad un ragazzo perché rubava, perché stava rubando. E lui molto semplicemente rispondeva: mi state mettendo tanta di quella paura, mi avete ucciso la speranza, che quando io ero bambino sono stato un orfano, siccome ho il desiderio probabilmente di fare il padre, mi sto mettendo i soldi da parte, se no non mi posso sposare. Se fossimo un po' più umili, non facendoci prendere dalla nostra adultità, con la pretesa che, siccome siamo stati ragazzi, adolescenti, sappiamo cosa significa questo percorso, probabilmente ci mettessimo un po' ad ascoltare gli altri e soprattutto i ragazzi. Molte delle situazioni che portano tanti giovani nel circuito penale oggi non ci sarebbero. Perché anche quando voi parlate di povertà, ma di quale povertà dobbiamo parlare? Vedete, nel circuito penale italiano, minorile, poco conosciuto, accanto alle vecchie povertà, che sono povertà economiche, povertà di famiglie disgregate, il padre in carcere, situazioni limite, accanto a queste che continuano ad esistere, stanno entrando altre povertà. Io aggiungo, di solito, per capirci, le famose 3D, disagio, disadattamento e devianza, davanti ci vuole una grande M, il malessere dell'anima. Non c'è più l'ascolto, non c'è più l'amore, non c'è l'accompagnamento, non c'è la disponibilità di accettare l'altro per quello che è. E spesso nel nostro circuito stanno entrando ragazzi, avete parlato delle baby gang in alcune situazioni, che in tasca hanno dei cellulari di un valore superiore a quello che vanno a depredare. È la richiesta di identità, la richiesta di esserci. D'altro canto, se noi non riconosciamo l'altro, non gli diamo dignità, si diventa invisibili. E accanto a questi abbiamo gli stranieri di prima, seconda generazione, minori non accompagnati, ragazzi che non stanno più apprezzando il valore della vita. Stamattina sentivo citare Bauman. Noi siamo diventati degli oggetti, ma Bauman ci dà un grande insegnamento, che l'Europa in questo momento, e quindi anche noi Italia, possiamo diventare un momento forte per governare e sconfiggere questa mercificazione finanziaria, perché c'è una crisi economica, ma è finanziaria, e la si può sconfiggere solo attraverso la cultura. Io sono una di quelle persone che sostengo che, al di là della crisi economica, che comunque non è mai la povertà che ho potuto vedere in Salvador, in Uganda, dove i bambini venivano utilizzati per far saltare le mine perché costavano meno di un qualcuno che veniva pagato per farlo, indubbiamente c'è una crisi forte culturale. E Oreste Benzi ci ha detto: l'uomo, la famiglia. Sono qui a testimoniare di come alcuni ragazzi che sono stati all'interno delle vostre famiglie, dove c'era un valore forte, perché se prendiamo altri assetti comunitari di altri gruppi famiglia, cioè il papà e la mamma, ma qui c'era la diversità. La diversità, che è un valore di cui stiamo avendo paura, della diversità. Abbiamo paura di tutto, ci chiudiamo dietro le nostre certezze. La diversità è valore, e la famiglia
e la famiglia è la prima polis. La legalità è condividere dei valori condivisi, la solidarietà, ci si educa alla solidarietà, non si improvvisa la solidarietà, ci si educa stando insieme nel sorriso dell'altro. Guardate, io sono stata una carceriera e quindi sono molto, cioè come voi, io vi chiamerei popolo dell'Oreste Benzi, aiutateci a diffondere quest'amore. Noi dobbiamo diffondere amore, dobbiamo dire guarda che non sei solo, guarda che c'è qualcuno che è disposto con te a fare squadra. Perché vedete, quando noi parliamo spesso dei giovani, parliamo tanto di loro. Io oggi vedo qua tanti giovani e sono felice, io sono una che non vado spesso ai convegni, ma qui dovevo darvela la testimonianza, perché poi quando noi, io appartengo allo Stato, ho un dovere anche dell'uso dei soldi pubblici, di vedere il fine del patto sociale, perché guardate, prendere un ragazzo, il sistema penale minorile non è conosciuto, i nostri ragazzi vanno fuori anche in misura cautelare. Noi dei 30.000 ragazzi che seguiamo, sono 30.000 in Italia, solo 500 mediamente al giorno sono i 17 istituti italiani, perché crediamo nel percorso di recupero, ma nella diversità. La diversità è valore, la diversità è ricchezza, la solidarietà dà senso alla propria vita e dà significato. Io vi ringrazio perché so che lavorare con ragazzi del penale è più facile lavorare con gli adulti, già l'adolescenza è qualcosa di particolare. Se dovessi chiedere a qualcuno, mi dite qualche episodio della vostra vita, nessuno tira fuori qualche episodio dell'adolescenza. Non sto qui a scomodare le discipline, ma è un periodo difficile, e se in questo periodo non abbiamo le regole, ma regole non ferree, qualcuno che con il comportamento ci insegna come muoverci. Noi che spesso quando eravamo adolescenti non si sapeva se eravamo adulti, bambini, a secondo di come girava, abbiamo bisogno di esperienze forti. E Presidente Paolo Giovanni, voi siete un'esperienza forte, siete un modello. I giovani hanno bisogno di modelli, hanno bisogno di ricredere che ci sia un'autorità autorevole che sappia dare amore, che sappia dare speranza e sappia dare fiducia. Ma oggi, non domani, quando c'è un patto di fiducia forte anche con chi è stato ai margini, significa che ti riconosco, ti do identità. Ma forse tanti ragazzi che sono qui, come io ringrazio di aver operato in questo settore, perché mi hanno dato tanto senso alla mia vita e mi hanno fatto dare valore alle cose semplici a cui non siamo più abituati a dare valore. E Oreste Benzi ebbe una forte intuizione tanti anni fa, una cosa semplice, la famiglia. E perché non ci sperimentiamo sulla famiglia? Ma perché se poi falliamo sulle cose semplici, allora il nostro mito del successo, dell'essere comunque ad ogni costo i primi della classe perché non ci possiamo permettere altro, verrebbe meno. Beh, voi avete accettato questa responsabilità e come responsabile di un circuito molto difficile, vi dico, vi voglio bene, grazie. Grazie veramente, perché quando si ridà il sorriso, quando si ridà la speranza e si ridà la dignità, significa appartenere ad una comunità, e lo Stato siamo tutti noi, non chiamandoci assolutamente fuori. Qua c'era un ragazzo del nostro circuito seguito con un famoso istituto che ha solo l'Italia e che l'Europa non sa cosa sia, che è la messa alla prova, che è interrompere il processo, fare un percorso e se l'esito è positivo viene derubricato il reato. Vedere il sorriso di quel ragazzo e di quegli operatori, di una scommessa che noi insieme a voi, alla magistratura minorile, rispetto a chi ci riporta sui giornali, sono le notizie che vendono e fanno soldi, facendo una comunicazione sociale che è da giornalai e non da giornalisti, ha da senso e significato. Voi siete la famiglia allargata a cui Oreste Benzi pensava, io vorrei che fosse lassù. Perché vedete, quando ci si sporca le mani
non è facile. È certamente il Signore che ci aiuta a dire forza, vai avanti, hai coraggio. Ma questo coraggio viene dal sorriso che gli ultimi ci danno. Io non potrò mai scordare il sorriso di un ragazzo quando ero direttore di carcere, che mi diede dopo un suo tentativo di suicidio, no? Era un ragazzo tranquillissimo, nessuno si era accorto, aveva trasmesso il suo dolore con gli occhi. Vedete, quando si dice le lingue ci dividono, le culture ci dividono, è vero, le culture fanno la differenza sui comportamenti, ma c'è un linguaggio universale, che è quello dato dalle emozioni, dai sentimenti e dall'amore. Amiamoci e vogliateci bene e aiutateci a far sì che i ragazzi del penale non siano solo quelli del Ministero della Giustizia, ma siano i ragazzi di tutti noi, perché se sono venuti a noi sta a significare che sono stati orfani di chi non gli ha teso la mano nel momento in cui loro chiedevano di averla per essere sorretti. Grazie, vi voglio bene. Grazie. Oggi a tavola c'è stata una cosa molto bella, un ragazzo di quelli che hanno fatto quei percorsi, una delle nostre case famiglia, ha salutato la dottoressa Pesarin e poi il babbo della casa famiglia ha detto che questo ragazzo ha sentito il bisogno, dopo il percorso che ha fatto, di andare a chiedere scusa alle sue vittime. Questo mi sembra veramente la conclusione di un percorso. Andrea Canevaro, una vita dedicata all'arte di educarsi, dico, non di educare. Io ho fatto la tesi sulla complementarietà della casa famiglia 5 anni fa e ho usato a piene mani i libri di Andrea Canevaro. E dico solo questo, Andrea è venuto 2 anni fa, mi pare, l'anno scorso, nella biblioteca del nostro piccolo comune di Fossano a inaugurare un percorso che si fa sulla comunicazione aumentativa, cioè si traducono i libri della biblioteca per i bambini che hanno problemi, difficoltà di linguaggio e di espressione. Ecco, mi ha colpito molto perché di solito ci immaginiamo i grandi professori che vanno e tengono le lezioni magistrali, cosa che poi ha fatto l'università, ma lui si è fatto spiegare dai bambini il progetto che avevano fatto e questo mi sembra il senso profondo dell'ascolto e dell'educazione. Quindi chiediamo dal suo punto di vista, nei suoi incontri, quali sono i bisogni che ha scoperto in una vita dedicata ad approfondire l'arte dell'educazione. Ti ringrazio Maurizio. Grazie. Io credo che la cosa sia molto semplice e anche però difficile, perché è la cortesia e il tempo. Chi ha delle difficoltà che chiamiamo povertà, vuol dire molte cose, ha bisogno di cortesia e di tempo per lui, di tempo per lei, di tempo messo a disposizione e di avere subito la possibilità di aprire il tempo davanti a sé, di non chiuderlo. La cortesia però è una cosa complicata al giorno d'oggi, perché uno degli elementi che mi permetto di sottolineare è che è venuta meno negli anni una tacita intesa tra educazione, scusate se uso questi termini un po' da cattedra, ma insomma tra conoscenza e educazione informale, che vuol dire famiglia, vuol dire società, e educazione formale, che vuol dire soprattutto scuola. Qualche anno fa, tra queste due dimensioni c'era una possibile intesa neanche messa in discussione e c'era l'idea che bisognasse essere tutti abbastanza educati. È successo qualcosa che ha cambiato molto le cose, per cui usiamo un'espressione che viene spesso utilizzata per altre cose: è stata sdoganata la parolaccia, è vero Maurizio? Per cui c'è la possibilità che chi viene educato abbia qualcuno che gli dice ma non devi usare questa parola, però dice ma la usano anche in televisione, la usano i politici, perché non dovrei usarla io? Allora è stata sdoganata la volgarità, è stata sdoganata la bugia, è stata sdoganata
una maleducazione, a dirla in breve. E questo rende molto più complicata la cortesia, che diventa qualcosa che va controcorrente. Bisogna avere il coraggio di essere cortesi, di essere educati, perché va controcorrente. Però ce n'è un gran bisogno, e soprattutto chi è nella povertà ha bisogno di ritrovare qualcuno che sia cortese nei suoi confronti. E la cortesia è anche intelligenza, vuol dire anche sapere mettere fiducia nell'altro, non per quello che è la sua apparenza, ma anche per quello che è la sua speranza. La cortesia è un impegno da sottoscrivere, è un impegno che si deve dare facendo credito all'altro di sapersela meritare. Io credo che sia una delle questioni più interessanti che oggi ci richiede la povertà. Non tanto una povertà che chiede soldi, ma è una povertà che chiede attenzione. E l'attenzione la chiamo cortesia, che mi sembra il termine che è un po' fuori moda, ma forse ce n'è molto bisogno. Dicendo questo, io ho in mente anche delle situazioni, siccome ci hai anche invitato a dire quali sono stati gli incontri che hanno in qualche modo segnato la nostra vita. Ebbene, io mi ricordo che uno degli incontri che ha in qualche modo messo in moto una certa direzione della mia vita è stato uno che lavorava con me. Io ho fatto per qualche anno l'uomo di fatica, il manovale in Francia, e avevo accanto a me uno spagnolo che aveva un passato antagonista del franchismo, e io ho un'età per cui quando ero lì a lavorare c'era ancora Franco che dittatore in Spagna. Aníbal Villaverde era una persona che viveva molto isolata, veniva un po' preso in giro sul lavoro, e avevo capito che lui arrivava il venerdì sera, avevamo la libertà del sabato e della domenica, il sabato e la domenica per lui erano l'incubo, allora faceva un'operazione di autodistruzione, cioè il venerdì sera si ubriacava in maniera irrimediabile, da poter essere stordito per tutti i due giorni, e se riacquisiva un po' di ragione, subito riprendeva a bere in modo tale da stordirsi e ritornare a lunedì a lavorare, avendo passato due giorni in immersione, diciamo così. Allora, l'operazione che mi sembrò utile fare fu di invitarlo a passare insieme il sabato e la domenica, e lui non disse nulla, però mi regalò e scoprì una sua dote, la testa, il disegno della testa di un cane che lui aveva fatto, e conservo ancora quel disegno. Mi è sembrato che abbiamo stabilito un rapporto di scambio di cortesie, di attenzioni, che ho pensato, questo è quello che mi porto dietro anche come bagaglio. Aníbal mi ha regalato un disegno che vuol dire un gesto di cortesia, e questo mi è sembrato bello. Allora ho pensato, la cortesia è qualcosa di molto importante. Poi sono passati degli anni e ho visto che una giovane, allora giovane collega di Padova, Vanna, fece un libro che era molto utile, breve, del Mulino, un breve libro, L'intelligenza della cortesia. Vanna non c'è più, Axia il suo cognome, perché purtroppo è morta, ma rimane il segno di una direzione, l'intelligenza della cortesia. A me sembra che di questa intelligenza ne abbiamo un gran bisogno, perché sembra che ce ne sia meno in circolazione. Forse è solo l'apparenza, forse ce n'è ancora e bisogna rifarla venire fuori. Grazie. Grazie. L'intelligenza della cortesia, terremo bene a mente. Ecco, chissà da quali incontri è scaturita la passione di dedicare un pezzo della vita alla promozione delle famiglie. Monsignor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Grazie davvero dell'invito. Io non so ora
d'Oneste cosa sta facendo in questi giorni. Immagino che abbia organizzato un'assemblea al piano superiore, però sta guardando noi adesso. Sta guardando noi perché credo che dall'assù capisca ancor meglio l'importanza di quello che per ispirazione ha fatto. Don Benzi non era un Nembo Kid, era un uomo che, ispirato da Dio, ha creato quello che voi ora vivete. Di che cosa hanno bisogno i poveri? Se io dovessi rispondere, risponderei parafrasando una frase del Vangelo: non di solo pane hanno bisogno i poveri, ma di famiglia. I poveri hanno bisogno di famiglia, perché sono quelli che la capiscono di più. Nel mondo nel quale noi viviamo, la famiglia è ormai rarefatta. Perché? Perché ciascuno pensa soprattutto a se stesso, a soddisfare i propri bisogni o i propri desideri e non agli altri. Quindi è un mondo di soli, triste. Qualcuno pensa che pensando a se stesso possa diventare felice. In realtà non è così. E tutta la violenza che vediamo emergere in giro, la sua radice è proprio nel voler costruire un mondo a propria misura, o personale, o di gruppo, o di nazione, o di regione, o di gruppi di nazioni. Ecco perché la famiglia è la risposta non solo al bisogno dei poveri, ma di tutti. Ma i poveri lo capiscono di più. Ecco perché Gesù nei Vangeli, quando gli apostoli si mettono a far gara tra loro, prende un piccolo, un bambino, e lo mette al centro. Perché il mondo di oggi, se lo vogliamo felice, deve ripartire di qui. Ed ecco perché la casa famiglia, la famiglia, è indispensabile al mondo di oggi, a tutti. È indispensabile a noi, è indispensabile alla Chiesa, è indispensabile agli amministratori, è indispensabile a chiunque governa. Perché da soli si sta male. Già il Signore lo disse all'inizio: non è bene che l'uomo sia solo. Ecco perché c'è bisogno che la famiglia, quindi padre, madre, figli, come quello che abbiamo visto, sono la risposta alla tristezza, all'ingiustizia, ma soprattutto sono la risposta alla sete di amore che ciascuno di noi ha. In questo senso la famiglia è un po' come il marchio di fabbrica di tutto. Quando si sfasciano, quando si creano problemi, c'è bisogno urgente di una casa famiglia, perché altrimenti i dolori causati da questa ferita non si rimarginano. E quando una società, una città, Rimini, Bologna, Roma, New York, vive triste, deve prendere esempio dalla casa famiglia, perché la casa famiglia è il modello di costruzione delle nuove città, dove ci si accoglie tra diversi, dove i più deboli debbono avere il primato, dove tutti dobbiamo cercare di aiutarci. E non è forse questa la città? E non deve essere così anche il paese, la nazione? Ma pensate che è un paese civile, quello dove gli anziani, dopo aver vissuto 90 anni, gliel'abbiamo allungata la vita, li mettiamo nei cronicari? Ma è civile un paese come questo? Ecco perché la casa famiglia è un modello di società, e voi che la vivete dovete gridare
che è bello vivere così come l'abbiamo visto. E beati coloro che lo vedono, lo capiscono e lo mettono in pratica. Io vi dico che la stessa Chiesa deve essere una casa famiglia, altrimenti non è una Chiesa, è un ufficio, è una specie di club, non è una famiglia. Scusa, Monsignor Francesco, allora, visto che l'altra settimana ho chiesto a Sua Santità Papa Francesco di poter aprire una casa famiglia in Vaticano, Monsignor Paglia ci dà una mano. Due, non una. Paolo. Oddio, do una mano, se dovesse servire do anche il piede. Se dovesse servire. Se mettete casa, noi la famiglia la mettiamo. No, se li metto tutti e due poi casco per terra, con uno mi devo almeno reggere. Però non c'è dubbio che questa scelta fatta da Don Benzi è una profezia. È una profezia. Papa Francesco non ha scelto di andare ad abitare, me l'ha detto lui. Non è che non è andato ad abitare nell'appartamento perché era troppo ricco. No, no, ha detto, io sto lì da solo, mi viene la depressione. Preferisco restare in una casa famiglia. In questo senso io sono davvero lieto di poter riflettere con voi su questo, perché guardate, non è buonismo questo, è alta politica. Alta politica è il modo per capire come ci si salva in questo mondo. Per questo io credo che sia importante questo incontro, questo convegno che voi fate, perché è il modo per capire come rispondere ai bisogni di tutti, perché ciascuno di noi, persino il Padre Eterno, se sta da solo è triste, tant'è che sono tre. Sono una specie di casa famiglia pure loro. E poi quando uno se n'è andato da quella casa famiglia, non è che è scappato, non era come il figlio al prodigo, è venuto a crearne tante qui, perché ha capito il modello che valeva, che era importante. Io in questo, al di là del modo un po' così da padre curato, però credo che ovunque nel mondo, io ho parlato di questo alle Nazioni Unite, vengo da un viaggio in Cile, in Argentina, e ovunque nel mondo, al di là delle culture, la famiglia è la risposta al bisogno di amore che ciascuno di noi ha. Per questo io credo sia indispensabile l'esperienza come la vostra, come ce ne sono anche altre. Io sono membro della comunità di Sant'Egidio, facciamo questo, per esempio. Gli anziani stanno soli, in città spesso capita, perché non prendiamo un appartamento un po' più grande e li mettiamo tre o quattro assieme e fanno una casa famiglia? E sta avvenendo. E vivono di più, muoiono di meno e hanno più amore. Ecco perché credo che questa intuizione, il bisogno di famiglia, sia la profezia all'inizio di questo millennio, mentre in tanti cercano di ferire, di oscurare, di impallinare la famiglia. Non è un buon servizio né a loro né alla nostra società. Io vi auguro che davvero questa esperienza, che ormai ha 40 anni, davvero possa dare ora i suoi frutti, allargandosi e magari facendo entrare qualche ramo anche nelle case dove spesso si vive un po' una logica da funzionari, e invece dobbiamo tutti riscoprire che o ci vogliamo bene come in famiglia gli uni gli altri, o tutti staremo davvero un po' più tristi. Grazie. Grazie anche per la precisione nei tempi, siete perfetti.
Intanto salutiamo e ringraziamo, ci ha raggiunto il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri, lo invitiamo a prendere posto sul palco con noi, lo salutiamo con un applauso. Intanto diamo tempo al sottosegretario di ascoltare, poi prevederemo un intervento poi nel secondo giro. Diamo la parola a Mino Taricco, che ha avuto modo anche di incrociare in qualche modo la comunità essendo compaesano di Paolo. Tanti incontri ti hanno portato a scegliere la politica, credo con la P maiuscola. Ecco, ci racconti un po' quello che è stato il tuo percorso. Ma grazie. Io ringrazio di cuore veramente dell'opportunità di essere qui con voi e devo confessare una certa soggezione. Da una parte sul tema, quando ho colto il tema che veniva posto oggi mi ha un attimino colpito, e poi a parlare davanti a voi che vivete quotidianamente una scelta radicale molto forte. Io quando Paolo avviò la comunità in Sant'Albano, un po' per curiosità, un po' per amicizia, ho frequentato anche dopo, ma in quel momento la comunità, mi sono reso conto che scegliere di vivere quell'esperienza, almeno per quel che mi riguarda, era qualcosa che mi metteva in gioco nella pancia in modo molto molto forte. E in quel momento l'ho sentita una cosa per certi versi affascinante, ma per altri versi assolutamente distante dalle mie capacità di affrontare una vicenda come questa. Ma io avrei decine di incontri che la provvidenza, ringraziando il cielo, ha messo sulla mia strada e che hanno segnato in modo forte la mia esperienza, ma ce n'è uno che mi ha segnato in modo molto forte. Nelle settimane seguenti a quando mi sono sposato, io mi sono sposato molto giovane, a 23 anni, ho avuto per una serie di vicissitudini l'avventura di passare una settimana in quello che si chiamava il rifugio di Frate Lettore alla stazione centrale a Milano, e che lavorava con i Barboni. Avevamo scelto di fare un'esperienza e un amico ci aveva consigliato di dire: andate lì così capite come funziona il mondo. E siamo stati una settimana a questo rifugio. Quando siamo arrivati sono rimasto sconvolto, nel senso che io, abituato ad un paesino di campagna dove alcuni problemi si vedevano molto marginalmente, scontrarmi con un degrado così forte come c'era in quel contesto lì mi sconvolse parecchio. La cosa che però mi sconvolse in modo fortissimo fu, passati i primi giorni, nei giorni seguenti, incontrare tanti barboni e sentire le loro storie e rendermi conto che in molte storie personali c'era stato un bivio dove uno poteva scegliere di andare da una parte o di andare dall'altra parte, aveva scelto la parte sbagliata e da quel momento la sua vita era crollata totalmente. E quella roba lì mi ha fatto pensare in tanti momenti quante volte la provvidenza mi ha tenuto una mano in testa e, per mia fortuna, come dire, mi ha guidato da una parte, ma potevo andare dall'altra parte. Questo tipo di consapevolezza mi ha segnato molto, perché da una parte mi sono sentito sempre molto grato alla provvidenza di ciò che mi è capitato di vivere, dall'altra parte mi ha portato a guardare con occhi diversi coloro che avevano avuto la sventura di imbroccare la strada sbagliata, sostanzialmente, non per colpa loro, non per demerito loro, per vicende umane che possono capitare, che capitano in tantissime occasioni. Per me questo ha segnato molto, mi ha segnato nel profondo e mi ha tolto la possibilità di un'indifferenza rispetto a una serie di questioni. Avevo letto una bellissima frase di Blaise Pascal che diceva che quando incontri determinate cose nella tua vita, in qualche misura sei segnato e fregato, nel senso che non potrai più tornare indietro facendo finta di non conoscerle. Di cosa hanno bisogno i poveri? Io ho vissuto un'esperienza, anche qui, molto concreta. Ho avuto un fratello che ha avuto una storia molto difficile, molto pesante. Ho incontrato tanti anche servizi pubblici che erano preposti a dare risposte a situazioni di quel genere, e nella mia esperienza non avevano mai dato risposte capaci di
muovere qualcosa nella vita di mio fratello sostanzialmente. Ho incontrato la comunità Papa Giovanni XXIII, Don Nevio a Santa Aquilina, e ho capito in quel momento una cosa molto semplice, che le cose che servono alle persone vanno fatte nel modo in cui sono capaci di, e questo di muovere le cose nella vita delle persone, e questo richiede una grande umiltà, una grande determinazione, una grande vocazione a mettersi in gioco nelle situazioni, nelle vicende, ma questo fa la differenza riguardo alle persone che nella vita siamo, come dire, la provvidenza ci porta ad incontrare. Ecco, io le mie vicende mi hanno portato da un po' di anni a questa parte a vivere un'esperienza politica, per quel che mi riguarda molto complessa, perché non sono, tra virgolette, un politico navigato e quindi fatico molto a muovermi in un contesto che è tutto meno che facile sostanzialmente, ma credo che la povertà cui si faceva riferimento prima, in questo momento qui sia sicuramente, e ce n'è tantissima, una povertà che riguarda la vita di tante persone per la carenza, mancanza di mezzi, sicuramente tanta. Ma ci sono altre due grandi povertà che secondo me sono, oserei dire, altrettanto, forse ancora più pericolose e più pesanti. Una povertà di senso, c'è tantissima gente che ha smesso di aver voglia di lottare, e questo credo sia drammatico quando si incrocia, e la povertà di calore umano, cioè di luoghi in cui poter mollare gli ormeggi e vivere relazioni che ci permettano di essere quello che siamo autenticamente. Ecco, io se una cosa ho capito in modo significativo della vostra esperienza, potreste raccontarlo ciascuno di voi a noi, è il donare questo calore umano, questo nido nel quale è possibile mollare gli ormeggi di una vita che invece è un campo di battaglia continuo. Ecco, io ringrazio voi per quello che quotidianamente ci date, lo dicevo stamattina in un'altra occasione, non come profeti ma come testimoni, e ne abbiamo uno straordinario bisogno tutti. Per quel che ci riguarda, credo che il compito nostro dovrebbe essere quello di creare le condizioni perché questo possa avvenire. Io sono da qualche settimana in Parlamento, per quello che potrò fare sicuramente ce la metterò tutta. Grazie. Grazie Mino. Penso che nelle conclusioni qualche richiesta Paolo ce l'avrà da fare ai nostri parlamentari. Fabiana Dadone, anche lei neoparlamentare, credo che abbia anche una bella storia da raccontarci di come ha conosciuto e incontrato la comunità. Mi sembra, penso che Don Oreste sarebbe fiero che un parlamentare della Repubblica abbia conosciuto la comunità come l'hai conosciuta tu, quindi penso sia interessante sentirlo da te. Beh, grazie innanzitutto a tutti per l'invito, che è stato molto molto gradito. La mia vita è cambiata completamente quando ho conosciuto Luca Fortunato e Gabriella, sono anche loro responsabili di una casa famiglia. Mi hanno fatto scoprire cose che non avevo mai visto. Ho visto l'antitratta, per cui per 3 anni circa sono andata in strada tra le vittime nigeriane della tratta. Ho visto disabili abbandonati, bambini senza genitori nella casa famiglia. E non sono più riuscita ad abbandonare quel mondo, perché dopo che si vede una situazione di questo genere è veramente difficile staccarsene. La mia stessa esperienza in Parlamento è legata proprio al discorso di questa comunità. Io non avevo il coraggio, perché lo sentite, tremo adesso a parlare con voi, figuriamoci. L'idea di andare in Parlamento grazie. È stato Luca a convincermi, dicendo che avrei potuto portare la voce di questi bambini e di queste ragazze che nessuno poteva ascoltare, per cui sono lì anche e soprattutto per loro. Ho trovato ancora la possibilità la scorsa settimana di andare nelle strade del Cuneese, per cui devo dire che vabbè, la tristezza per essere lì con loro è tantissima, la felicità è anche tantissima quando penso che tante di loro siamo riuscite a portarle via. Di tante ho avuto la fortuna di conoscerle purtroppo per strada e sentirle cantare lì, ma avere anche l'orgoglio di poterle sentire su un palcoscenico cantare in spettacoli di scuole di musica, per cui è stato un passaggio splendido. Altre invece hanno deciso, nonostante siano venute in comunità, di prendere un altro percorso. E questo è il discorso di che cosa hanno bisogno. Hanno bisogno quello di cui hanno bisogno. Gabriella mi ha sempre insegnato che bisogna amarle così come sono, le persone bisogna dargli quello che loro hanno bisogno e ritengono che sia giusto per loro, per cui abbiamo dato amore incondizionato in quel caso e tutto l'aiuto di cui pensavamo avessero bisogno. A un certo punto
ognuno ha preso la sua strada, chi decidendo di studiare, chi decidendo di lavorare, chi decidendo di lasciare la casa famiglia. In ogni caso è stato bellissimo riuscire a strapparla da una tratta di persone. E il bello di essere adesso arrivata in Parlamento, di riuscire a fare non solo qualcosa a livello di legislazione, perché è un fattore limitato, riuscire a portare in un ambiente come quello, che vi garantisco è surreale, mi non può confermare, veramente un posto assurdo, riuscire a portare l'esperienza che ho vissuto, a raccontare storie di questo genere, perché sembra che siano mondi paralleli, ma non soltanto per i parlamentari, tante volte ne parlo con i miei amici e loro stessi non si sono mai resi conto che ci siano situazioni di questo genere. Il nostro mondo, non solo l'Italia, tutto il mondo, avrebbe bisogno sicuramente di uno stato sociale. Avrebbe bisogno che tutti si guardassero intorno a vedere le situazioni di tristezza che ci sono, perché ce n'è tantissime, povertà, umiliazioni, solitudine. Non è solo una crisi economica, questa è una crisi morale. Purtroppo la crisi morale porta le persone a pensare solo alla propria situazione, mentre invece dovremmo tutti imparare a condividere. Questa è un'altra cosa che ho imparato alla Mellea, no? La felicità è condivisione, se non si condivide non si può essere veramente felici. E ieri sera, vi racconto ancora questo episodio perché è stato splendido, eravamo in riunione a Montecitorio, un mio collega uscendo fuori ha trovato un signore che era disperato davanti a Montecitorio, perché era da una settimana che aveva perso casa, gli ha pagato l'albergo e assieme siamo riusciti a trovare una comunità che l'abbia ospitato, per cui speriamo che si possa rimettere in società. Grazie davvero e dai, credo che sia anche bello, a volte abbiamo un po' il vizio di mettere le categorie, i politici, ecco, penso che all'interno del Parlamento ci siano persone che lo fanno con motivazioni anche molto nobili, e quindi grazie per la vostra presenza. Allarghiamo ancora un po' lo sguardo, com'è che un medico missionario finisce a Ginevra all'ONU e occupandosi, insomma, di essere portavoce, diciamo, un po' della comunità? Quali sono i bisogni dei poveri a livello mondiale? Quindi allarghiamo un po' lo sguardo. Mara Rossi. Grazie. Prima di rispondere... L'onoreste ha sempre sognato un parlamentare, non aveva neanche osato pensare qualcuno andasse all'ONU, quindi... No, infatti, prima di rispondere direttamente a questa ultima domanda che mi hai fatto, Maurizio, faccio anch'io 40 anni di comunità, perché sono entrata in comunità nel 73 con la prima casa famiglia che si è aperta nel mio paese. E allora... La premessa indispensabile per spiegare quella frase anche di Don Oreste nasce proprio dall'aspetto della condivisione. La condivisione non è prestazione, ma sviluppo appartenenza. Significa fare famiglia. Significa mettere la propria spalla sotto la croce del fratello, camminare insieme, ma soprattutto significa poi anche chiedersi se tu stesso contribuisci a costruire quella croce. E devi, proprio perché vivi la condivisione, dire ai fratelli, altri fratelli che fabbricano le croci, di smetterla di farlo. Quindi la condivisione di per sé porta la rimozione delle cause che producono ingiustizia, povertà, emarginazione. Io ho avuto tanti incontri nella mia vita, ho vissuto tanti anni in casa famiglia, quindi anche quando facevamo negli anni 70 il discorso dello slogan chiudiamo gli istituti, apriamo le famiglie, chiudiamo gli istituti, diamo un lavoro alle persone disabili, vai in giro con le persone disabili, la prima cosa, il primo bisogno per loro è di eliminare le barriere architettoniche, con le ragazze schiavizzate e di smettere al racket di schiavizzarle e ai clienti di creare la domanda. Ecco, queste sono tante cose. Io però vorrei raccontare un fatto emblematico che spiega anche perché sono all'ONU. Io ho lavorato per tanti anni come medico sul territorio coordinando programmi di assistenza domiciliare con i malati di AIDS. E ho un esempio proprio che calca con quella frase di Don Oreste sui bisogni dei poveri, non quelli che fanno comodo a noi. Io avevo un paziente di 8 anni, Martin, di cui ho avuto il privilegio di essere medico per 2 anni, e ammalato con l'HIV, col virus HIV, quindi di AIDS, al tempo che ancora non c'erano i farmaci antiretrovirali. E alla fine dei suoi giorni lui contrasse una meningite criptococcica, un'infezione da funghi. Prima ancora di andare in coma, io lo andai a trovare in ospedale e gli dissi: Martin, tornerò anche domani,
cosa vuoi che ti porti? Un po' di frutta, una bibita, delle caramelle? E lui mi guardò con quei suoi occhioni spalancati nel suo viso scavato e mi disse: «Dottor Mara, portami le medicine». Ecco, i poveri ci dicono di cui hanno bisogno. I 3 miliardi di poveri che, o meglio impoveriti, che vivono al di sotto della soglia della povertà, $2 al giorno. E 1 miliardo di persone affamate, tutti i bambini che non hanno educazione, che non accedono alla scuola primaria, i 33 milioni di malati ad AIDS, di cui milioni e milioni hanno bisogno di farmaci antiretrovirali oggi e non domani, e non come briciole di carità, ma come un diritto che deve essere riconosciuto. Ecco, questi sono i bisogni dei poveri che ci spingono alle Nazioni Unite. Don Oreste diceva: entrate nella stanza dei bottoni. Dobbiamo essere voce di chi non ha voce ovunque, lo facciamo già, l'abbiamo fatto, continuiamo a farlo anche a livello nazionale. Nel 2006 ci è stato dato questo spazio alle Nazioni Unite, siamo stati riconosciuti in stato consultativo speciale e dal 2009 abbiamo aperto un ufficio di rappresentanza e quindi di advocacy, si dice in inglese, no? Portare avanti l'azione per la giustizia e essere voce di chi non ha voce lì. Non possiamo portare avanti tutto a 360 gradi solo con 2 o 3 persone quanti siamo in questo momento. Però ci battiamo per il riconoscimento dei diritti dei bambini, per il diritto alla famiglia. E oggi come oggi si sta facendo una confusione, l'ideologia del gender sta penetrando e sconvolgendo dei fatti che sono invece sanciti a livello di universalità dei diritti umani nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E ci sono già gli strumenti per portare avanti la non discriminazione nei confronti di tutte le persone, anche delle persone con un orientamento diverso, ma oggi come oggi c'è un tentativo enorme, feroce, di affossare la famiglia naturale, la famiglia basata sul matrimonio e sull'amore duraturo, fedele, e sulla paternità e maternità che sono indispensabili per i diritti dei bambini. Oggi come oggi, anche in sede di Nazioni Unite, e vanno per carità difesi i diritti delle donne, ma i diritti delle donne vanno a scapito dei diritti dei bambini e di quei bambini non nati, abortiti nel seno materno. Queste cose vanno dette, vanno denunciate. Noi cerchiamo di portare avanti il riconoscimento, abbiamo sposato i diritti ultimi alle Nazioni Unite, non ci smentiamo anche lì. Cerchiamo di portare avanti il riconoscimento del diritto alla pace, cerchiamo di portare avanti il riconoscimento del diritto di solidarietà internazionale, diritto, non opzione, perché nella nostra società globalizzata, interdipendente, se in questo momento non affermiamo che la dignità dell'uomo è vera ovunque per tutti, in questa società così basata sul profitto, sulla mercificazione, come diceva la signora, e così via, ci stiamo affossando tutti. Le crisi economiche e finanziarie, la crisi globale dei cambiamenti climatici, la crisi del cibo e la crisi dei valori morali, è evidente sotto gli occhi di tutti. Gli esperti a livello di Nazioni Unite lo riconoscono a tutto tondo. Purtroppo i politici, i diplomatici, le varie delegazioni asservite alle varie politiche nazionali, ma soprattutto in mano a una finanza di pochi che sta affossando il mondo intero e sta creando nuovi poveri, perché è vero che è diminuita la povertà assoluta, ma la povertà assoluta in dati statistici è diminuita perché 672 milioni di cinesi si sono sollevati, ma i poveri del mondo continuano ad aumentare, anche le inequità all'interno della nostra situazione qui in Europa stanno aumentando tra paesi e all'interno degli stessi paesi. Noi cerchiamo di promuovere una società basata sui diritti umani che riconosce la gratuità, il dono e la condivisione come via che, anche al di là del discorso di fede o il discorso religioso, è uno strumento che anche economico è vincente e soprattutto a livello umano, perché andare a passo con le persone disabili, con le persone emarginate, con chi è più debole, vuol dire ricostituire l'essere popolo, l'essere un'unica famiglia universale. Sono proprio loro, camminando con loro, che ci fanno diventare più umani
e ci fanno diventare anche più divini, che in fondo è quello che dovremmo essere. Grazie Mara. Siete stati precisi al secondo, non al minuto, quindi un altro applauso ancora, perché siamo stati pienamente nei tempi. Allora, apriamo il TG delle buone notizie. Quando apriamo il telegiornale di solito le notizie sono sempre brutte e devastanti e i problemi ci sono, però vorremmo anche che questo spazio oggi pomeriggio fosse anche un racconto, che cambiare è possibile, che un altro mondo è possibile. Allora, se l'uomo non è il suo errore, sentiamo dalla dottoressa Pesarin qualche storia riuscita, qualche percorso che ha portato un recupero vero. Grazie. Serenella, preferisco essere chiamata Serenella. Penso che siamo tutti compagni di percorso nel tentativo di dare voce a chi non ha, rappresentandoli, grande responsabilità, perché non è semplice. Allora, prima vi voglio dare un dato oggettivo prima di raccontare qualche storia. E questo è un dato di speranza. Nel nostro circuito penale italiano, se parametriamo l'Italia ad altri paesi, ma per fare questo dobbiamo trovare paesi che hanno la stessa estensione geografica, che hanno all'incirca la stessa popolazione, anche in riferimento al numero dei giovani, perché sennò quando parliamo a quel paese, quell'altra nazione, sono tutti esempi che dal punto di vista scientifico oggettivo facciamo parole. Bene, in Italia noi abbiamo 30.000 ragazzi all'interno del circuito penale, Inghilterra 189.000, Francia 169.000. Cosa fa la differenza? La differenza è che in quest'Italia, in questo paese, e non lo dico per ottimismo, è l'ottimismo della ragione, dell'oggettività. Io ho girato in tutti i paesi europei, aveva ragione la dottoressa, Convenzione di New York, i minori sono titolari di diritti soggettivi, ma lo dice la legge? Non c'è ancora la mentalità, molti diritti vengono negati, perché è un fatto culturale, non basta scrivere una norma. Cosa fa la differenza? Voi. Il nostro sistema, già dal legislatore man mano si è andato rafforzando, è sempre intervenuta con un'ottica dove lo Stato ha fatto un passo indietro rispetto alla sanzione, dove non si è considerata malata la persona che ha deviato, ma si è tentato di capire se era possibile investire, di dare speranza. Quello che diceva Papa Wojtyła, è il capitale umano che fa la differenza. La sicurezza si dà se abbiamo condivisione, se abbiamo una comunità dove tutti si sentono protagonisti. Da noi, anche nei giovani, non c'è tutta la violenza che riscontriamo negli altri paesi. La Francia ci sta chiedendo aiuto. C'è una violenza diffusa, tra pari, tra gli altri. È un po' la violenza che da noi si manifesta più che contro gli altri, a volte anche contro se stessi, con l'uso dell'alcol in età molto precoce, con l'uso del poliabuso delle sostanze, con il fatto di fare queste bravate come se fosse normale, come se non ci fossero più limiti. A noi ancora il tasso è basso, ma sapete perché? Perché c'è comunque una famiglia che tiene, una famiglia perché per quanto sbrillentata, per quanto divisa, ha ancora valore. È quel riferimento, è in quel mare in tempesta della vita dove io so che c'è il porto, e se io non so quando sono giovane dove posso attraccare rispetto alle mie paure, alle mie emozioni, io sono perso. E poi c'è il volontariato, il terzo settore, una sanità che per quanto si dica non funziona, funziona rispetto agli altri. Una scuola che per quanto abbia tante difficoltà bisogna investire. C'è, esiste ed è pubblica, accanto a quella privata, che significa ricchezza di offerta. E allora, per favore, ce la possiamo fare. E con Papa Giovanni XXIII, col vostro modello, con queste scommesse, con l'entusiasmo, con il sorriso della certezza, della speranza, perché voi ce l'avete già fatta. Ce l'avete già fatta con le vostre storie, con la sofferenza di chi avete condiviso, perché guardate, la differenza fa, è la sofferenza che fa la differenza. Quando un bambino nasce
poi c'è il sorriso, ma c'è un atto di dolore. Se non ci fosse il dolore non capiremmo che cosa non è, se non ci fosse il giorno non capiremmo che cosa è la notte. Non basta il bianco e il nero, le divisioni. Noi ce la possiamo fare grazie a Oreste Benzi, grazie a tutti gli altri, alla Chiesa, ai valori. Io sono solita dire la diversità è un grande valore, stiamo andando in un mondo globale. Storie molto belle, una storia, vi avevo detto, ve la voglio dire, è stata ospite vostra Chiara in una comunità in Calabria, è un nome inventato ovviamente. Chiara, una ragazzina che aveva subito violenza all'interno della famiglia, dove la madre, non avendo avuto gli strumenti e mezzi, perché è così, non se la sentiva, non credeva, alla fine questa cosa è venuta fuori. Ma voi capite bene che spesso, anche per esempio sugli abusi sessuali, no, si ritiene sempre il lupo fuori, il lupo è dentro tante volte, e all'interno di certe situazioni. Per cui lei fu curata dicendo che erano sue fantasie, era lei che aveva problemi, non era vero quello che gli capitava. Sta di fatto che poi a distanza di anni è venuto fuori che invece lei aveva perfettamente ragione. E alla fine ha incominciato con dei comportamenti: se io non vengo creduto, non vengo preso, la devianza è anche un atto di ribellione, quando non mi riconosci, non esisto, non mi dai una mano, per cui sono io la bugiarda, sono io la delinquente, beh lo divento, molti ragazzi lo diventano, mi dai questa maschera di cattivo e allora io divento cattivo, perché tu mi vuoi, se mi riconosci solo così e l'abito che mi dai, solo cattivo posso essere. Ed è entrata nel nostro circuito, è entrata nel nostro circuito. Siccome noi facciamo dei progetti differenziati, non ci interessa se si è riconosciuti o non riconosciuti, ritenevamo che lei aveva bisogno di una famiglia, perché per lei non era stato solo un fatto sessuale, ma era la non fiducia di alcuni componenti della famiglia e rispetto alla nostra possibilità di intervenire in misura cautelare rispetto a un reato, rispetto al bisogno della sua identità, di ridarla alla società come risorsa, è andata in una comunità di Giovanni XXIII. Questa ragazza ha avuto questo grande percorso, ha avuto applicata la messa alla prova, quindi anche per quello che aveva commesso non è diventata assolutamente in esecuzione pena, è stata adottata da un medico che ha conosciuto attraverso il percorso della vostra comunità. Chiara è venuta a farci testimonianza, perché riuniamo tutti gli operatori, siamo un po' folli pure noi, un po' alternativi, ma stare con i giovani, sapete quanto è bello stare per i giovani, non si invecchia mai, perché siccome i giovani cambiano, per stare con loro necessariamente bisogna restare giovani al di là dell'età cronologica. E ci ha dato questa bella testimonianza e Chiara mi ha detto: Serenella, ti voglio un gran bene. Io gli ho detto: no Chiara, io voglio bene a te, perché poi dare la testimonianza di esperienze così forti agli altri quando se ne è usciti, rievocare il dolore e una ferita, non è semplice e non è facile. Grazie Giovanni XXIII. Noi abbiamo una Chiara, come abbiamo un altro ragazzo che aveva commesso un omicidio, adesso è padre, lavora e in una parte, grazie al vostro percorso di solidarietà, di identità, di responsabilità, perché l'amore è responsabilità. Amore significa dare come l'altro vuole, amore significa devo sapere quello che tu vuoi. E grazie, consentitemi un'ultima cosa, di avere qui il sottosegretario alla giustizia, è un atto di grande sensibilità rispetto a questi temi. E noi, posso fare anch'io l'appello, faccio la trasgressiva, noi dei minori ne abbiamo tanto bisogno, ne abbiamo veramente tanto bisogno, perché sono ragazzi che se gli si dà fiducia, come tutti coloro che hanno vissuto la vera povertà, non la povertà economica, la povertà della solitudine, del non amore, riescono ad essere i primi in linea nella costruzione di una società veramente a misura d'uomo. Grazie e non lasciateci veramente soli, la solitudine ci mette tanta paura ed angoscia e senza squadra, questo dobbiamo capire, perdere la nostra autoreferenzialità, non andiamo da nessuna parte. Grazie veramente. Grazie Serenella.
Una volta leggendo un libro di pedagogia ho scoperto che Donald Winnicott nella prefazione di un libro ha dedicato il libro ai suoi pazienti che l'hanno pagato per insegnargli, e penso che credo sia un'esperienza che il professor Cannevaro abbia vissuto in più occasioni. Ecco, anche a lei chiediamo qualche buona notizia. Ci dai qualche buona notizia? Ma io credo che la buona notizia sia questa: esiste il prossimo. Il prossimo esiste, io lo incontro spesso. Io ho una difficoltà dovuta al fatto che ho avuto un'emorragia cerebellare e a volte perdo l'equilibrio. E devo dire che al pomeriggio ho poca energia, per cui sono anche grato al fatto che facciamo interventi brevi, perché non avrei modo di farli lunghi. Ma la necessità che ho di appoggiarmi a qualcuno si rivela, per esempio, quando prendo il treno e ci sono le salite sul treno di molte persone. Allora il fatto di avere tante persone attorno, anziché aiutarmi, mi mette in difficoltà. Questo è successo anche Benedetto e Giorgio, che sono là. Dunque, io nella camminata l'anno scorso che abbiamo fatto per raggiungere Monte Tauro, io ho avuto il problema di persone che mi venivano vicino dicendo ti aiuto, e in questa maniera mi mettevano in difficoltà e ho finito la camminata in ambulanza. Per cui ho bisogno degli altri, ma lo devo dire io quando ne ho bisogno, se no è un problema. E allora mi appoggio a qualcuno, devo dire che mi appoggio a qualcuno a cui non posso domandare il curriculum, le opinioni politiche, gli orientamenti sessuali, che tipo di religione, se sono religiosi o meno, eccetera, eccetera. Mi appoggio. Recentemente ho avuto modo di appoggiarmi a un giovanotto che aveva i pantaloni col cavallo alle ginocchia, che aveva le cuffie, quindi aveva tutti gli ingredienti che permetterebbero di dire quello me lo tengo il più possibile lontano. E invece è stato gentilissimo, è stato bravissimo, e sono gli aiuti di prossimità. E questa parola prossimo per me vuol dire speranza. La intendo anche come una necessità di capire che gli aiuti, gli appoggi, i sostegni di prossimità sono veramente molto vari. Mi pare di ricordare che una storia antica, ma conosciuta da molte delle persone presenti in questo, come si chiama questo convegno, ma questo è un hangar, sembra, la fiera, qui dentro conoscono quella storia. Mi pare che un certo soggetto ebbe come sostegno di prossimità addirittura un asino e un bue, mi pare. È vero? Allora, questa operazione vuol dire che la prossimità vuol dire appoggiarsi a chi è vicino, senza selezionare. E questo, io lo vivo proprio nella mia esperienza, vuol dire trovare speranza dove non si pensava di trovare. La speranza è questa. La speranza è la capacità di scoprire, e dovrebbe essere anche l'incontro col proprio limite. Io credo che la questione della crisi, tutto sommato, possa essere guardata anche come un elemento, se vogliamo, anche provvidenziale. Qualcuno dirà, ma vai via, e va bene, io andrò via. Però provvidenziale nel senso che ci dice, attenzione, non siete onnipotenti, avete dei limiti, e con i limiti si scoprono anche gli altri. L'abbiamo visto, l'abbiamo sentito anche l'anno scorso, noi abbiamo avuto da queste parti quello che si è chiamato il nevone, per cui io ero chiuso in casa perché mia moglie era uscita. Io ero rimasto a casa e sono rimasto sepolto in casa perché il vento ha messo 1,80 m, 2 metri di neve davanti alla porta che si apre in fuori. Sono rimasto senza luce e quindi senza riscaldamento, senza collegamenti telefonici, e in casa avevo 3 gradi, quindi giravo con le coperte, eccetera. Dopo 3 giorni che ero lì sono arrivate 2 palle di neve nella finestra. E ho visto 3 giovanotti, uno lo conoscevo di vista, dico cosa volete? No, dice cosa vuoi tu? Hai voglia di rimanere chiuso in casa? Dico ma io uscirei anche volentieri, ma come faccio? Ci pensiamo noi.
hanno tolto la neve e mi hanno portato fuori. Io ho incontrato nel limite del nevone, che poi qualcuno che avesse l'esperienza del cratere del terremoto racconterebbe cose anche simili, nel senso che quando si incontrano i limiti si scoprono le prossimità che avevi vicino e non te ne eri accorto. Quindi la speranza è proprio in questa prossimità. C'è poi una questione che mi permetto di dire, il termine prossimo ha una piacevole ambiguità, perché vuol dire anche avanti il prossimo, che vuol dire che c'è tempo anche per quelli che vengono dopo di noi. E questo forse è bene ricordarselo, di non usare di quello che abbiamo in modo tale da lasciare quelli che vengono dopo senza niente. Speriamo bene. Grazie. Saltiamo il sottosegretario, ma non per mancanza di rispetto, ma abbiamo piacere che al termine degli interventi abbiamo uno spazio congruo anche per interagire, così poi sarà magari una chiacchierata poi con Paolo che trarrà le conclusioni. Monsignor Paglia, forse una bella notizia è che la famiglia in realtà non è morta come qualcuno dice, anzi è ben viva. La famiglia è una fede, quindi non muore. Nonostante tutti gli attacchi, grazie a Dio, la famiglia regge per fortuna. Lo sanno bene gli anziani che stanno a casa, lo sanno bene i giovani che non hanno lavoro e che possono essere aiutati, lo sanno bene tante persone. E una cosa voglio dire, che se voi andate a Venezia alla Biennale, quest'anno, già l'anno scorso in verità, c'è un padiglione che riporta le pitture di giovani handicappati mentali. Sono nei padiglioni dell'arte contemporanea. Nulla è impossibile, i miracoli sono possibili. L'amore con cui questi ragazzi, parlo soprattutto di amici che abbiamo a Roma, con i laboratori, l'aiuto di tanti altri, è straordinario. Sono arrivati là dove nessuno li avrebbe mai fatti arrivare. L'AIDS, l'amore ha permesso in Africa ora di curare più di 120.000 mamme incinte che avevano l'AIDS, che grazie a Dio hanno superato e hanno generato tanti bambini senza non infetti, il che vuol dire che le famiglie, questi non ci sono, continuano le mamme, non ci sono gli orfani malati, si ridà vita ad una famiglia. Questi sono i miracoli che vengono da chi pensa che l'amore non è un affare individuale. Riprendo la parola del professore, prossimo vuol dire anche, è il superlativo del latino proper, più vicino. Prossimo è il superlativo, il più vicino. Noi dobbiamo farci i più vicini a chi ha bisogno. Qui scatta il miracolo. Ecco perché io sono lieto di poter dire che grazie a Dio tanti piccoli, enormi miracoli stanno avvenendo nel mondo. E mi permetto di terminare con una... Abbiamo parlato anche del problema dell'aborto. Io vorrei fare un inno alle mamme. E glielo faccio con un breve passaggio della predica che un vescovo martire, Monsignor Romero di El Salvador, questa è la sua croce pettorale che lui aveva. Monsignor Romero, davanti ad un prete che gli avevano ucciso gli squadroni della morte, lui fece un'omelia. Ad un certo punto disse: il Concilio Vaticano II, 40 anni fa più o meno, ci dice che tutti noi cristiani dobbiamo essere martiri, cioè dobbiamo dare la vita per Gesù e per gli altri. Ad alcuni, come a questo prete, glielo chiede fino al sangue, ma a tutti ci chiede di dare la vita, come ad esempio lo chiede alle mamme.
le quali concepiscono un bambino, lo portano nel loro seno per 9 mesi, lo danno alla luce, lo carezzano, lo allattano, lo educano. Queste sono le martiri di oggi, perché stanno dando la vita. Ecco perché quello che dicevi dobbiamo sentirlo come una testimonianza di donare la vita ad un mondo che troppo spesso la allontana. E io sono davvero triste, cioè non è che mi piacciono i soldati, ma le donne soldate ancor meno, perché le donne sono nate per la vita. Conservatela, datela, perché è un compito enorme in tutta la nostra esistenza. I miracoli per questo sono possibili. Grazie. Grazie. Paolo VI ha affermato una volta che la politica è la più alta forma di carità che si può fare all'uomo. Questa è una buona notizia anche, no? Quindi ascoltiamo i nostri parlamentari. Io credo fermamente che la politica possa e debba essere una forma alta di carità. Devo dire che nell'esperienza di queste settimane, sono un mese e poco che siamo in Parlamento, la sensazione è di un percorso in questo contesto e a questo punto del mio percorso per il momento molto sfuggente, nel senso che non abbiamo ancora, almeno io non ho ancora preso bene le misure a come funziona il sistema e all'immensità del sistema in cui siamo chiamati ad operare, perché essere perso in mezzo a 600 persone, cercare di trovare la quadra, i punti d'incontro con un arcipelago di quel genere, almeno magari poi fra 6 mesi potrò dire cose diverse. Oggi vedo tutta la complessità di questo percorso. Io ho vissuto un'esperienza negli anni passati più operativa a livello regionale e lì era molto più concreto, riuscivi a intervenire in modo molto più puntuale, vedevi risultati in tempi più utili. Qui la sensazione è che sia tutto un po' più diluito e un po' più complesso. Vedremo, spero fra 6 mesi di poter dire cose diverse e di poter dire che è più facile muoversi. Di una cosa però sono convinto, che ci sono tantissimi segni positivi sparsi tra le cose che quotidianamente ciascuno di noi è chiamato a vivere. Il tema è di riuscire a coglierli e di vederli, di fermarsi a guardare che ci sono e come funzionano. Io da tanti anni ormai, perché adesso sono 9 anni che vivo l'impegno politico in modo forte, ho fatto una scelta che all'inizio ho fatto, come dire, in modo abbastanza inconsapevole, dato che molti sindaci, amministratori, associazioni, enti invitavano il sabato e la domenica a partecipare ai loro eventi e incontrarli. All'inizio mi sembrava, tra virgolette, di rispondere ad un dovere che avevo acquisito nel momento in cui avevo scelto di impegnarmi in campo politico, visto che diciamo ci tenevano che io ci fossi, mi sembrava giusto e doveroso dare una risposta positiva. In realtà con i primi mesi di impegno mi sono reso conto che era una questione fondamentale questa cosa, fondamentale perché da una parte l'essere vicino, presente anche in modo molto semplice, quando il sindaco fa un'iniziativa o l'associazione, tipo la settimana scorsa sono stato da 2 associazioni che hanno festeggiato, una i 20 anni e l'altra i 10 anni di vita di volontariato, l'essere stato 2 o 3 ore lì con loro a fare questo momento di festa ha creato un clima tra me e loro che ha permesso loro poi di chiamarmi, di verificare su questo, cioè di creare, in piemontese essere desgenò, cioè essere avvicinabile, abbordabile, perché sei diventato uno di noi sostanzialmente. Quindi questa roba qui mi ha fatto rendere conto da una parte che diventava un elemento fondamentale
per avere quel riscontro e quell'incontro che diversamente come politico non avrei avuto, perché ero cosa altra rispetto alle persone che incontravo. E l'altra cosa straordinaria che mi sono reso conto che era importantissimo era che in quelle occasioni io capivo un sacco di questioni che riguardavano la vita quotidiana di ciascuno di loro, perché poi magari fermando di 2 ore poi uno ti raccontava un pezzo dei suoi problemi, della sua storia, delle sue questioni, e al di là di conoscere pezzi di vita delle persone mi permetteva di capire i problemi, le questioni, le vicende che ciascuno di loro viveva, ma mi permetteva anche di cogliere la straordinaria bellezza che tutto un impegno che esiste sul territorio mette in gioco. E da un certo punto di vista questo, almeno per me, è straordinariamente importante, perché il rischio è nel perdersi delle dinamiche burocratiche di perseguire i problemi da un punto di vista tecnico, poi ogni tanto di renderti conto che non riesci a ottenere quello che vorresti fare e, come dire, perderti un pochettino di coraggio e perderti un po'. Invece il sentire in qualche misura sulla tua pelle il respiro e le questioni che quelle persone ti hanno in qualche misura con fiducia consegnato rende molta più energia nelle vicende che uno è chiamato a fare. E dall'altra parte il renderti conto che in effetti c'è un esercito di bene che si muove sul territorio, che esiste e che esiste nella sua costante quotidianità, cioè non è uno spot, è un qualcosa che si snoda, come la situazione che è stata l'altro giorno a vedere, in 20 anni di vita. E questo credo sia una cosa straordinariamente importante, sarebbe straordinariamente importante che avessimo modo tutti di coglierla come esistente importante, perché è anche un qualcosa, come dire, di pedagogico, cioè ci dice che alcuni cambiamenti sono possibili e sono talmente possibili che esistono sostanzialmente. Chiudo questa cosa dicendo anche una cosa: io credo che la vostra esperienza, questi 40 anni che festeggiate, in qualche misura dica anche questo. Io la trovo la vostra, voi avete detto tante volte in questa giornata di una sorta di impegno, di amore nell'ordinarietà. Io credo che sia un straordinario impegno d'amore quello che voi mettete in campo, perché in effetti è un qualcosa di grandioso decidere di giocare la propria vita per camminare insieme a chi fa più fatica a camminare. Quindi da questo punto di vista il vostro è veramente un seme prezioso e una dimostrazione concreta che certi percorsi, come dire, sono possibili, esistono. E di questo, per quel che mi riguarda, ma credo di poterlo dire a nome anche delle istituzioni nelle quali ho avuto l'avventura in questa stagione di essere impegnato, di dovervi dire un grande grazie. Grazie. Fabiana. Beh, allora, di storie splendide da volontaria, quindi parlo da quel punto di vista. Qualsiasi di quelle ragazze che è uscita dal giro ha avuto il coraggio di spezzare le catene, è un piccolo miracolo, una storia meravigliosa, non tanto per quello che ha dato a noi volontari quanto per la forza che hanno trovato dentro se stesse di riacquistare la loro libertà. E per quel che riguarda invece la politica, io la concepisco come un servizio sociale, per cui a mio parere la politica dovrebbe scendere nelle strade e ascoltare quelle che sono le esigenze dei cittadini, e a quel punto riuscirebbe a fare veramente il lavoro che le compete, perché altrimenti sono soltanto parole al vento. Profonda e molto sintetica, grazie. Mara, segni di speranza all'ONU. Allora, premettiamo che all'ONU, alle Nazioni Unite, c'è anche molto bla bla bla, quindi questo può anche essere, però io devo sinceramente confessare che ho trovato anche in mezzo alle persone diplomatiche delle varie delegazioni tanta gente di buona volontà e che si impegna, insomma, che nonostante tutto come il mondo va, negli ideali anche ci crede, insomma, li porta avanti. E c'è una grande presenza anche della società civile. E incidere all'ONU è una gara dura, nel senso che quello che costruisci oggi o quello su cui puoi incidere magari si può verificare fra 30 anni, 50 anni, perché i grossi risultati noi agiamo soprattutto a livello di Consiglio dei diritti umani e di Comitato del diritto del fanciullo. Quello su cui si può incidere è entrare nei testi delle risoluzioni, con proposte, e noi su questo lo stiamo facendo. Già abbiamo inciso, per esempio, sulla risoluzione sull'HIV-AIDS 2 anni fa,
se c'è un capitoletto sull'accesso ai farmaci per i bambini sieropositivi e soprattutto quelli che vivono in paesi in via di sviluppo, è perché noi durante i negoziati abbiamo alzato la manina e abbiamo insistito. Se per esempio fra i mezzi di prevenzione non è passato solo l'idea dei preservativi, ma anche il discorso dell'astinenza e della fedeltà coniugale, è perché noi siamo stati presenti. Se non c'eravamo, quella risoluzione non veniva in quel risultato. Se l'idea per esempio di una solidarietà preventiva ante factum, che va a incidere sugli ostacoli strutturali a livello nazionale e internazionale, invece di una solidarietà solo riparatoria post factum, e questa è stata la grossa intuizione anche di Don Oreste, sta adesso facendo il giro del mondo, perché l'esperto indipendente sul diritto di solidarietà internazionale e diritti umani la sta portando avanti dappertutto ed è entrata nei testi, nelle risoluzioni, entrerà nella dichiarazione del diritto. Ecco, è perché noi come comunità Papa Giovanni XXIII ci siamo stati e l'abbiamo gridato. Sono piccoli passi, per noi sono grossi passi, perché sono piccole rivoluzioni culturali che forse porteranno i loro frutti. Certo, per me da una parte è entusiasmante, ma dall'altra è frustrante, perché io ho vissuto 20 anni come medico missionario sul campo, sempre a contatto continuo con la povera gente da cui ho ricevuto lezioni di vita enormi, e quindi insomma non è così semplice. Ecco, per cui si incide. Però io vi devo confessare una cosa. Il complimento più bello che ci hanno fatto, stando alle Nazioni Unite, quando noi parliamo e possiamo fare interventi scritti, interventi orali, organizzare tavole rotonde, fare la lobby con le delegazioni, è stato questo: si sente che state davvero coi poveri. Io prego Dio, stando alle Nazioni Unite, fin tanto che il Signore lo vorrà e la vita me lo concede, di non trasformarmi mai in un esperto della giustizia, ma di essere veramente in grado di essere voce di chi non ha voce. E ho piena consapevolezza che se noi incidiamo là è perché c'è la comunità che condivide, perché c'è un popolo che porta avanti una società nuova, che ha il coraggio di sporcarsi le mani ogni giorno nella quotidianità. Questa è la condivisione che conta alle Nazioni Unite e che conta anche a livello politico, perché la vera società nuova, la giustizia, si costruisce dal basso, dalla partecipazione. Quello che Don Oreste diceva sempre, per trapianto vitale, dobbiamo avere il coraggio di creare mondi vitali nuovi e poi elaborare questi mondi vitali nuovi e gridarlo ai 420, anche alle Nazioni Unite, anche nel Consiglio d'Europa e così via. Grazie Mara. Un giorno un giornalista inglese ha trascorso la giornata intera con Madre Teresa di Calcutta negli slam, e poi è arrivato alla sera, si è avvicinato a lei e le ha detto: madre, quello che lei fa io non lo farei neanche per $1 milione. E Madre Teresa le ha messo una mano sulla spalla e le ha detto: neanch'io. E allora credo che oggi negli amici che sono intervenuti sia venuta fuori davvero la passione per provare a cambiare il nostro mondo. Quindi credo che si meritino un bel applauso, li ringraziamo per i loro interventi. Abbiamo due interventi dalla sala prenotati. Chiederei a Lia Sanicoli dell'Associazione Nazionale Famiglie per l'Accoglienza di venire sul palco qui al microfono a portarci la sua esperienza, e poi si prepara Don Renzo Zocca, e poi diamo la parola al sottosegretario, così poi Paolo farà le conclusioni dei lavori del pomeriggio. Salutiamo Lia Sanicoli dell'Associazione Nazionale Famiglie per l'Accoglienza, grazie. C'è un bisogno che accomuna chi ha accolto e chi accoglie, ed è l'esigenza di felicità. No, è un'esigenza che appartiene a tutti, persone e famiglie. Ora, la nostra associazione è un'amicizia di famiglie che si aiutano a vivere l'accoglienza e la promuovono come un bene per tutti.
E queste famiglie raccolgono questa sfida, la sfida di poter essere felici dentro questa esperienza. E la raccolgono attraverso la consapevolezza del loro essere famiglia, cioè un soggetto capace di un abbraccio totale, di un dono di sé e di una gratuità a cui si può essere anche educati. Quindi l'accoglienza è un'esperienza educativa per chi accoglie ed educativa per chi viene accolto. Uno dei punti centrali di questa esperienza è il riconoscimento della propria origine. Senza riconoscere questa origine non c'è possibilità di identità e di felicità. Specialmente nei bambini l'esperienza dell'origine è fondamentale, ma come un adulto può trasmettere questa esperienza di vivere l'origine se lui stesso non la vive? E per questo senza il riconoscimento di Cristo e del Signore come origine dell'uomo è anche difficile educare, o perlomeno non è semplice capire a cosa si educa. E io dico velocemente, noi siamo 3.000 famiglie in Italia e siamo in diversi paesi d'Europa, la Spagna, la Svizzera, la Lituania e in America Latina. Il nostro metodo è difficile aggiungere qualcosa a quello che è stato già detto, soprattutto sul tema della condivisione. Il nostro metodo passa dal quotidiano, come nelle vostre case, ma assume forme diverse. Infatti noi abbiamo famiglie affidatarie, famiglie adottive, abbiamo l'esperienza di accoglienza degli anziani e negli ultimi 6 sono nate delle case famiglia. Sono poche, sono 7, ma è un seme che sta crescendo. Io stamattina ho seguito con molta attenzione tutto quello che avete detto, perché noi vogliamo imparare da chi è più grande di noi in questa storia. E noi, di fronte al bisogno, per noi quello che conta è l'apertura del cuore. È quello che permette di rispondere alle esigenze dell'altro secondo quello che l'altro è. E perciò facciamo un grosso lavoro di accompagnamento delle famiglie, ma anche di custodia della famiglia, perché la famiglia va custodita e non solo custodita, va difesa. Io condivido fortemente tutto quello che è stato detto prima a proposito della famiglia, e quest'anno noi abbiamo fatto un manifesto che abbiamo portato a tutte le persone di tutte le formazioni politiche, in cui abbiamo chiesto un impegno a difendere la famiglia come formata da un uomo e una donna, che sia un maschio o una femmina, e abbiamo posto la famiglia come la prima risposta al bisogno dei bambini e delle persone fragili. Grazie. Se in sala Don Renzo Zocca per il suo intervento. Ecco, non lo vediamo, se per caso poi fosse in sala, se fa presente. Allora, siamo contenti di avere con noi un membro del governo, credo che sia doveroso, lui si è messo in ascolto, quindi adesso diamo un congruo spazio per ascoltare. Si dice sovente che i soldi non ci sono. Io sono di formazione ragioniere, quindi ogni tanto, facendo anche un po' amministrazione, essendo impegnato in politica, mi piace fare un po' di conto, no? I soldi ce ne sono sicuramente di meno, ma ci sono delle statistiche che ci dicono che l'Italia, come spesa sociale, pensioni più sanità e assistenza, spende tanto quanto l'Europa. Il problema è che spendiamo il 38% in più per le pensioni, il 30% in meno per la disabilità, il 67% in meno in politiche per la famiglia e il 76% in meno in politiche di contrasto alla povertà. Quindi forse una richiesta che ci sentiamo di fare non è di trovare dei soldi che non ci sono, ma di provare a riarticolare quella spesa sociale secondo un'ottica un po' più di giustizia. E allora
in parecchi documenti, in parecchi comunicati, il nostro presidente ha denunciato il fatto che fra il 2009 e il 2011, 2012 è stato commesso un omicidio, cioè si sono uccise le politiche sociali, sono stati fatti sparire 2 miliardi di euro dai fondi nazionali per le politiche sociali, servizio civile, infanzia, inclusione immigrati che è andato a zero, non autosufficienza che è stato azzerato e riportato a 300 milioni solo che dopo alcuni disabili gravi un anno e mezzo fa hanno minacciato addirittura il suicidio davanti al Parlamento dicendo che avrebbero staccato i loro respiratori, allora sono saltati fuori 300 milioni di euro. E allora, così come sollecitazione anche al sottosegretario, dico che 2 miliardi su un bilancio di uno Stato sono una cifra discreta, ma che se pensiamo che aver tentato di salvare l'Alitalia ci è costato 2 miliardi di euro e l'Alitalia oggi non va molto meglio e abbiamo dato la mobilità ai piloti di 9 anni, quando in una cooperativa uno viene licenziato non ha un mese di ammortizzatori sociali. E poi l'impressione è quella che quello che abbiamo sperimentato in questi anni è che quando noi diamo ai poveri le risposte che loro ci chiedono, quella risposta lì, guarda caso, è una risposta anche economicamente compatibile. Io dico sempre che sostenere uno dei nostri ragazzi con problemi psichiatrici perché possa lavorare, una borsa lavoro costa 400 euro al mese. Se gliela togliamo e viene ricoverato 15 giorni in un reparto di psichiatria, ci costa 400 euro al giorno. Allora, noi crediamo che queste proposte, questa vita, quello che i poveri ci chiedono, ha anche questa pretesa, che è anche economicamente compatibile, che prendere un bambino in affidamento e sostenerlo ed evitare che magari diventi autistico, ci evita che poi entri nel circuito della sanità pubblica e sia un assistito a vita. Che recuperare una persona dopo che ha sbagliato e che non diventa più un peso della società, ma che poi lavora e paga le tasse, che inserire una famiglia nomade dandogli documenti, facendo in modo che possano andare a lavorare, vuol dire che non dobbiamo raddoppiare le nostre forze di sicurezza, perché se non ho i documenti per andare a mangiare i figli o vado a rubare o mi devono spiegare cosa devo fare. E dico anche che a volte, e questo siamo in contatto stamattina con il senatore Olivero, che in commissione finanze sicuramente avremo dei confronti, l'Italia ha fatto rientrare dall'estero 106 miliardi di capitali con lo scudo fiscale, lo dico, ma sono scelte precedenti, non riguardano certo il governo attuale, con una tassazione del 5% in anonimato, 5 miliardi di euro. La Gran Bretagna l'ha fatto al 42%. Voi pensate se lì non c'erano i soldi per finanziare, non so, il reddito minimo di cittadinanza. Allora al rappresentante del governo, che sappiamo essere persona sensibile, non chiediamo la luna, perché sappiamo che è un momento difficile, però con la forza della vita che arriva dall'esperienza dei nostri ragazzi siamo disponibili a fare delle proposte e chiediamo veramente che nella scelta, nei pochi soldi che ci sono, sappiamo scegliere le vere priorità, se assistere, se dare più ore di sostegno ai nostri ragazzi a scuola o comprare un F-35, se sostenere un ragazzo disabile oppure magari togliere l'IMU, cioè chiediamo davvero, si possono fare delle scelte di giustizia. Noi la ringraziamo per la sua presenza e le lasciamo la parola, ci fa piacere che insomma possa condividere delle reazioni a caldo rispetto a questo pomeriggio insieme. No. Tanto buonasera a tutti, buon pomeriggio, io davvero vi ringrazio, ringrazio il Presidente Ramonda per questo invito e devo dire mi sento un po' a disagio, intanto come padre di famiglia e poi come politico che come accomuna ai due deputati, non sono parlamentare, inizio ora un'esperienza al governo e porto alle spalle la mia esperienza di magistrato, quindi sono anch'io alle prime armi e mi sento però piccolo piccolo di fronte a questi grandi problemi. E giustamente il moderatore, che ringrazio, ha subito colto quando si parla di governo e giustamente ci deve essere, si parla di soldi, di investimenti, di attenzione.
Però penso che in questo momento di difficoltà si parla troppo poco, troppo spesso di crisi finanziaria, di crisi economica, e si parla poco di crisi dei valori, perché da qui bisogna partire. E ascoltare tutte le esperienze delle persone, ho avuto l'onore oggi, questo pomeriggio, di sedere accanto a loro, devo dire, mi ha confermato questa cosa, che se si puntasse più sui valori, un esame di coscienza su quello che si può fare e quello che si deve dare, sia all'interno della propria comunità, perché tutti siamo cittadini, viviamo le nostre comunità, sia poi quando siamo prestati alla politica e quindi gestiamo il bene comune. E ahimè, nel vedere e nel riflettere, ripenso anche a qualche giorno fa, quando pronunciavo le sentenze in nome del popolo italiano. E quindi si può fare molto, dobbiamo cercare però, e oggi mentre viaggiavo da Roma ho visto che il capo dello Stato, il presidente Napolitano, nel lanciare un messaggio ai prefetti, perché poi arriviamo al punto e arrivo alla domanda, al rapporto tra il cittadino, le istituzioni, le associazioni e quello che può fare la politica, il presidente Napolitano ai prefetti, che sono quelli che rappresentano il governo a livello territoriale, diceva: attenzione, ci vuole più attenzione di fronte al disagio sociale. E mi sono segnato tre parole che sono molto in tema. Infatti, nel leggere l'ANSA, il messaggio, pensavo che fosse un messaggio rivolto alla manifestazione, all'incontro, ai 40 anni di Don Benzi, perché ha citato tre parole: ascolto, e quanto si è parlato oggi di ascolto, sostegno, e alla base di tutto, e integrazione. E questi, dice, di fronte al disagio sociale, voi autorità che rappresentate il governo dovete ascoltare, sostenere e consentire un'integrazione. Questo è il messaggio che oggi dobbiamo avere e che sento di recepire anch'io come rappresentante del governo, seppur a maggior ragione a livello nazionale. Devo dire che mentre entravo mi sono, tra l'altro, ho avuto il piacere, perché io vengo da una realtà, un comune come quello di Pontremoli, dove esistono queste realtà. Io ringrazio, l'ho vista nel pubblico, la signora Montano, quello che fa in una casa famiglia che è nel nostro territorio, e devo dire che, ahimè, nel capire anch'io che vivo in un piccolo comune, forse poco so, e questo è un limite, avrei dovuto sapere di più, perché bisogna interagire di più, e questo deve essere anche un modo per fare autocritica e capire cosa si può dare di più, non solo come politici ma anche come cittadini. Voi sapete che vicino a Pontremoli c'è Mulazzo, Boceda, dove c'è un'altra l'associazione Il Pungiglione, dove ci sono dei progetti. Io vorrei ricordare, se voi guardate, il progetto Rinascere che è partito d'accordo con l'amministrazione penitenziaria e quindi col Ministero della Giustizia. Allora su questo dobbiamo lavorare. E Monsignor Paglia prima parlava di alta politica e ha indicato una linea. Se noi chiediamo cosa l'alta politica, tutti immaginano l'alta politica, le cariche, i palazzi, il potere. L'alta politica, l'ha detta oggi Monsignor Paglia bene, in modo incisivo, è già partire per fare alta politica dalla famiglia. E ha ragione, perché io mi rendevo conto, anche quando facevo lo sono ancora magistrato, seppur prestato a questa esperienza di governo, il magistrato, cosa nasce dalla crisi familiare. Se voi pensate, la famiglia cade e inizia un contenzioso civile, le separazioni, i divorzi, e chi purtroppo ci è capitato sa cosa vuol dire le sofferenze quando ci sono minori, quando non si è sposati legalmente, le competenze del tribunale minorile sugli affidamenti, tutto il problema del mantenimento, il problema delle adozioni quando c'è la crisi familiare, i bambini abbandonati, chi non riesce a tenere e a reggere il valore della famiglia. E quindi anche questo, un altro effetto che vediamo nelle aule giudiziarie per quanto riguarda i tribunali minorili, quando la famiglia non c'è, e lo vediamo e l'ho visto nel giudicare le persone, aumenta la capacità a delinquere, è inevitabile. Io i casi più disperati, i recidivi, poi tutti, può capitare a tutti ovviamente di delinquere, ma se andiamo a fare una statistica, a monte c'è una crisi familiare, a monte c'è un soggetto che
non ha dei riferimenti su cui appoggiarsi e quindi è un problema. Pensiamo poi, ed è brutto dirlo, oggi si parla molto di stalking, di violenza alle donne, nasce molte volte, questi reati purtroppo partono da crisi familiari, partono da problemi familiari, quindi andiamo a vedere anche persone insospettate, insospettabili, e anzi più, ahimè, è alto il ceto sociale, più purtroppo ci possono essere questi problemi e non c'è purtroppo il coraggio di denunciarli, di avvisare le autorità di polizia, di avvisare la magistratura. Quindi occorre davvero riflettere e fare qualcosa. Cosa si può fare? Certamente i soldi pubblici vanno spesi bene e ci vuole questa l'attenzione che indicava il moderatore, ma oggi pigliarmi un impegno, sono talmente davvero, non per non assumere responsabilità, ma la politica economica è una cosa da... Però ecco, possiamo portare il nostro piccolo contributo per portare dentro le istituzioni questi problemi, questa realtà. Il calore, davvero la partecipazione che ho visto questo pomeriggio, è difficile oggi trovarla quando vai a parlare di altri problemi o di altre cose, perché qui c'è la società vera, ci sono persone che con la sofferenza, col sacrificio, oggi con i vostri modelli date un esempio di vita. A me, devo dire, esco da questo pomeriggio con molti dubbi e tanta voglia di fare. E come rappresentante del governo cosa posso fare? Secondo me l'amministrazione, quella che più interagisce con le vostre realtà, è sicuramente quella dell'amministrazione penitenziaria, perché parlavo prima con Monsignor Paglia e le vostre realtà sono realtà positive per questo senso di famiglia e questa accoglienza che sapete fare con molta dignità e speranza che date a chi si inserisce nelle vostre realtà e che grazie a voi riesce ad andare avanti, e i deputati che prima hanno parlato hanno raccontato di esperienze importanti. Però avete anche una realtà molto importante nel rieducare chi commette reati, quindi su questo ecco il Ministero della Giustizia secondo me può fare molto, ma anche la magistratura, perché anche la magistratura deve avere più coraggio nel credere in queste misure alternative. Dobbiamo capire che il carcere è l'extrema ratio, deve essere una cosa residuale, e dobbiamo capirlo anche noi magistrati. Quando siamo di fronte a questi problemi dobbiamo avere fiducia e quindi confrontarsi. A me oggi sarebbe piaciuto vedere tanti magistrati ascoltare queste tematiche, perché è un modo per aprire la magistratura alla società e per capire la positività che c'è in queste realtà. E quindi ci vuole più coraggio, lo deve avere la magistratura, lo deve avere il legislatore. Non dobbiamo aver paura di legiferare e guardare, dobbiamo avere il coraggio di dare speranza e di credere nella rieducazione, e solo grazie a voi si può fare con queste realtà. È chiaro che bisogna garantire la sicurezza, la legalità, ma occorre anche dare fiducia a chi ha sbagliato, e quindi questi percorsi che consentono, perché legata alla famiglia cosa c'è? Il lavoro, la dignità dell'uomo, della persona. Un uomo ha dignità, si sente, non che dipenda la dignità dal lavoro, ma si sente psicologicamente utile alla società nel momento in cui può lavorare e far qualcosa. Quindi queste realtà sono importanti, perché voi date l'affetto, controllate e curate l'inserimento, e molte volte nelle vostre realtà, io ho citato prima quella che conosco e devo dire dovrò conoscere ancora meglio, quella del Bungiglione, dove ci sono tante attività. Chi è presente lo sa, mi sono trovato per la prima volta lì a una festa per bambini, a un compleanno, e sono rimasto a occhi, davvero con gli occhi sbarrati, per vedere quello di positivo che c'è e tutte le attività che c'erano. Quindi il lavoro è importante. Allora ora, dal punto di vista legislativo, e parlo ai deputati, che poi sono loro che votano le leggi in Parlamento, a meno che non ci sia lo strumento del decreto legislativo e della legge delega al governo, si può far molto. In Commissione Giustizia è partita la discussione la sospensione del procedimento penale, perché oggi parliamo di migliaia di processi penali. Se voi venite nelle aule d'udienza troverete migliaia e migliaia di fascicoli, tutto quello che ruota intorno alla giustizia penale. Oggi si parla di sospensione
del processo, della messa, per la messa in prova, sospensione del procedimento penale per la, con la messa alla prova, il vecchio istituto minorile, abbiamo qui la, l'amica Pesarin che è un'esperta e mette la passione, l'abbiamo anche ascoltata prima nel suo intervento, e subordinato a un programma che riguardi dei lavori di pubblica utilità che vanno concordati con queste realtà. Allora anche il Ministero può fare molto con convenzioni, con accordi, con investimenti. Pensiamo anche alla possibilità della cassa delle ammende e a tutto quello che si può nell'approvare e nel fare approvare progetti con associazioni. Chiedo, come chiedo le scusa al sottosegretario. No, c'è tempo. Vogliamo solo salutare Monsignor Paglia che ci deve lasciare. Bene, lo ringraziamo. Scusi, grazie. Che torna a Roma. Salutiamo anche il professor Canevaro, anche lui in partenza, lo ringraziamo davvero di cuore per la sua saggezza. Grazie. E ricordiamo l'intelligenza della cortesia. Siamo ovviamente in tempo, quindi vado avanti tranquillo. Non c'è tempo, c'è tempo. Di nuovo un saluto al professore, a Monsignor Paglia, allora, che ci hanno davvero arricchito questo pomeriggio. No, dicevo, allora io volevo porre l'attenzione su questo disegno di legge che è in discussione alla Commissione Giustizia, perché riguarda la messa alla prova e quindi ha un effetto deflattivo, perché chiaramente con la messa alla prova, come l'istituto che c'è nel processo minorile, si può estinguere il reato, e quindi è importante questa verifica del programma che va concordato tra persona sottoposta a procedimento penale, e ecco l'importanza anche del servizio dell'amministrazione penitenziaria, della pena esterna, perché anche su quello occorre investire, e quindi secondo me occorre cercare di allargare questo istituto il più possibile, così come le misure alternative alla detenzione. Oggi, spero che diventi presto legge, il giudice del merito, quindi il giudice della cognizione, potrà, se uno è ritenuto responsabile, condannare una persona alla reclusione non più presso l'istituto penitenziario, ma presso una comunità, presso un domicilio, presso un istituto di cura, sia nel caso della reclusione che dell'arresto. E questo è un fattore importante, dove chiaramente ci vogliono realtà che abbiano questa funzione di rieducare chi ha sbagliato e reinserirlo nella società. E secondo me il modello vincente sono proprio associazioni come la vostra, che da tanti anni, sono 40 anni che vi impegnate in questo settore, perché riuscite proprio a riunire questi due scopi, quello appunto di far scontare comunque una pena per chi ha sbagliato, perché dobbiamo credere anche nella certezza della pena e della legalità, e nello stesso tempo però tramite il lavoro e comunque tramite quegli affetti che nella maggior parte dei casi sono mancati nei soggetti che poi incorrono in questi delinquono, potete in questo modo secondo me davvero rieducare chi ha commesso reati. Quindi io davvero penso, e questo è un impegno che mi posso prendere personalmente, di seguirlo con la massima attenzione, con coraggio, perché ci vuole coraggio anche da parte della politica, di credere in questa misura, nelle misure alternative alla detenzione. Quindi cerchiamo di lasciare il carcere, lo chiamo carcere perché anche se tecnicamente non si chiama così, come estrema ratio, così come dovremmo ancora riflettere, perché noi non dimentichiamoci che nei nostri istituti penitenziari 40.000 persone, e non sono poche, sono ristrette in attesa di giudizio, perché sono destinatari di custodie cautelari in carcere, quindi di misure, quindi ancora non c'è un giudizio di colpevolezza, però il codice ti consente, se ci sono dei presupposti, di irrogare questa misura, e anche su quello si potrebbe andare avanti. Ci sono dei problemi giuridici, perché è chiaro che non siamo nel momento finale e non ci sono stati 3 gradi di giudizio, però anche su questo, e forse ne hanno ancora più bisogno questi soggetti, che magari molte volte ci sono anche degli incensurati
che si trovano, sia, che possono essere sia recidivi che incensurati, che hanno questo impatto brutale con il carcere, e quindi secondo me magari invece le comunità e associazioni come la vostra potrebbero, secondo me, fare capire ancora meglio il perché uno ha sbagliato e cosa si può fare per migliorare e per davvero credere in una funzione della pena che prevenga e che eviti la reiterazione dei reati. Io non voglio tediarvi oltre, e questo sicuramente è il mio impegno. Certamente nei palazzi della politica, insieme anche agli altri deputati che ho ascoltato con interesse, dovremmo portare questi problemi, che ahimè sono problemi più di bilancio e di sociale, ma è tutto legato, quindi magari una piccola goccia e un piccolo contributo di ciascuno di noi può fare molto. Intanto penso che la politica abbia davanti delle sfide importanti. Se vuole riacquistare la fiducia dei cittadini, se vuole riavvicinarsi, deve ascoltare, deve aprire le porte dei palazzi e deve capire quali sono i problemi. I problemi sono tanti, ripartiamo tutti insieme, è un momento importante in cui c'è anche un'unità, ci sono più forze politiche che appoggiano questo governo, e è molto importante lo spirito anche costruttivo dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle, della Lega, che pur essendo l'opposizione di SEL, però io lo vedo in Parlamento le poche volte che sono andato in commissione, hanno sempre uno spirito costruttivo e quindi di centrare il problema e di risolverlo. Quindi tutti insieme secondo me possiamo davvero risolvere il problema, e quindi iniziamo ad ascoltare di più, iniziamo a credere di più in noi stessi e a capire quello che c'è fuori dai palazzi, quello che c'è nelle strade e quello che c'è dentro le famiglie. Intanto grazie a tutti voi, e ahimè spero di imparare molto da voi per cercare di portare i valori che voi portate dentro le vostre famiglie così aperte, nelle nostre famiglie che a volte sono troppo chiuse e che hanno bisogno di uno spirito così di amore e di affetto come quello che date voi. Quindi spero di portarmelo dentro, e vi ringrazio quindi sia come padre che come cittadino che come politico. Grazie e buona giornata. Grazie di cuore davvero. Ha detto che le sarebbe piaciuto che ci fossero dei magistrati. Se partecipano come dei magistrati, noi veniamo volentieri a raccontare la nostra esperienza. Se ci invita, noi veniamo volentieri. E prima di dare la parola a Paolo, credo che sono presenti i parlamentari, a volte anche le virgole sono importanti. La legge 328 di riforma dell'assistenza, c'era un decreto attuativo, il 308, che parlava di strutture per l'accoglienza di anziani, virgola, disabili, virgola, minori. Siccome in molte regioni hanno fatto a fette l'assistenza, per cui non era possibile riconoscere un modello come il nostro, la presenza di quelle virgole ci ha consentito in alcune regioni di poter ottenere un riconoscimento. Quindi insomma, ringraziamo davvero la presenza dei parlamentari, perché a volte anche una virgola potrebbe fare la differenza. Adesso siamo tutti in grande attesa, perché l'anno scorso, con questo convegno, Paolo è stato spettacolare, quindi ci immaginiamo che anche oggi farà fuoco e fiamme per le conclusioni del convegno.